Buonasera, ben ritrovati in diretta con Ring, le solite promesse. Intanto vi ricordiamo il numero di sms WhatsApp che è il 340-700-6567 per intervenire, fare le vostre domande, commentare un po' quel che accade nelle due ore di Ring. C'è anche il modo di interagire con Facebook e Twitter, basta che scriviate Tele4 e quindi tutti i tweet e i commenti su Facebook compariranno sul nostro schermo. Allora, è successo davvero di tutto un po' negli ultimi giorni, abbiamo seguito e visto tante cose. Questa mattina erano ospiti due candidati sindaco centrosinistra, quindi Roberto Cosolini, attuale sindaco, erano a Sveglia Trieste, quindi prima parte Cosolini, rivedremo alcune cose, seconda parte Roberto Di Piazza. In questi giorni, in queste ore in particolar modo, sapete, il Movimento 5 Stelle ha scelto di non essere presente questa sera, è il giorno dell'addio, è stato il giorno dell'addio a Gian Roberto Casaleggio. Domani sera avremo di nuovo ospiti i 5 Stelle, tra l'altro vi annuncio anche la presenza per la prima volta anche del candidato fresco di nomina, Alessia Rosolen, per un'altra Trieste Popolare, sarà domani sera in questo studio insieme ad altri. Abbiamo due candidati sindaco anche questa sera, adesso ve li presentiamo. Cominciamo, per quanti hanno scelto e visto poco fa la diretta sui social network, ve lo dico, io vi ho imbrogliato, ho ripreso tutto, e quindi su Twitter e Facebook è comparsa la scelta della poltrona, quella del centrodestra di maggior peso, quella vicino al conduttore. A chi è andata stasera? Ma come dovrebbe andare? Alla Lega Nord. Perché? Perché la Lega Nord è un partito nel centrodestra che in questo momento sta guidando la coalizione. Cioè voi pensate di prendere maggior voto? Noi stiamo cercando. Everest Bertoli, buonasera, ben trovato Forza Italia. Aiutando la coalizione. Buonasera a tutti gli spettatori, giustamente. Insomma, avete ceduto, La cosa importante è che dopo il 5 giugno più voti di tutti prenda Roberto Di Piazza e dopo vedremo anche, io sono convinto, che Forza Italia per l'ennesima volta guiderà la coalizione verso il risultato e soprattutto per riportare a Trieste un'amministrazione di centrodestra. No, anche tanto più che Roberto Di Piazza ha la sua... Sì, però stavate discutendo anche della carica di vice sindaco, io l'ho visto. Dopo ci arriviamo, dai. Intanto buonasera, ben trovato Fabio Carini, candidato sindaco di Startup Trieste. Buonasera Carini. Spero ci siano fischi. A cosa fa riferimento? Vediamo, non lo so. Forse i commenti via WhatsApp, Facebook e tutto il resto, vedremo. Abbiamo tante cose di cui parlare questa sera, tra poco rivedremo alcuni servizi. C'era il ministro Delrio oggi a Trieste, quindi è ancora qui perché ha avuto un dibattito poi anche nel tardo pomeriggio in Porto Vecchio con sindaco Deborah Serracchiani e via dicendo, quindi rivedremo il porto di Trieste, primo in questi mesi, primo in Italia, quindi insomma è un orgoglio, vedremo insieme anche i numeri. Poi vi presenteremo una lista di cui nessuno sa, invece, che ha delle proposte molto interessanti, tra poco le vedremo anche con delle grafiche, e si chiama Ancora Trieste, ve la presenteremo questa sera. È ovviamente una lista cinica, cioè una lista comica in realtà, che ha molto è molta eco su Facebook. Ecco, vedo che Ressani la conosce. Buonasera, ben trovato Giancarlo Ressani, Partito Democratico. Al suo fianco Fabio Samez, che fresco di presentazione, Insieme per Trieste, giusto? La vostra lista sarà così? Esatto, ecco. Cosolini sindaco, Insieme per Trieste, Cosolini sindaco. Un altro candidato è Marino Sossi, Sinistra per Trieste. Buonasera, ben trovato. E oggi con una delle sue figure retoriche, non so come definire, straordinaria, ha definito che quando si va in debito d'ossigeno bisogna respirare all'interno di un sacchetto di carta, perché il concetto è che il debito d'ossigeno arriva dalla scelta delle UTI, no? Quindi in realtà, secondo lei, Deborah Serracchiani di tutta la giunta doveva ragionare e respirare all'interno di questo sacchetto, perché evidentemente la riforma delle UTI non piace a molti. Allora, le solite promesse, è così? Soliti argomenti, è sempre quello in campagna elettorale. Sapete che noi aspettiamo davvero come ossigeno, a proposito, i programmi e le proposte. Alcune cose le vedremo di nuovo, le risentiremo, le ascolteremo tra poco con i due candidati, dicevo, Cosolini e Di Piazza, che sono stati ospiti a Sveglia, quindi ripercorreremo insieme alcuni momenti. Mi fa piacere invece salutare davvero questa sera Francesco Gusmit. Buonasera. Attore eclettico, ciao Francesco, ben trovato. Buonasera a tutti. Perché stasera presentiamo una cosa, ti candidi? No. No, non mi candido assolutamente. Che ne so io, perché ormai... Sai, io faccio l'artista, io devo promuovere quelle che sono le istanze un po' della gente, no? I problemi che si sentono lungo le strade. Io sto in un quartiere popolare, per cui... Da dove vieni? Io sto via del Lloyd, è una zona appunto dove appunto ci sono i bar, c'è la vita che pulsa, e per cui lì c'è la gente... C'è questa vita? Sì, c'è.
cioè, cosa dicono nei bar? Beh, allora per esempio questa cosa qui. Allora tu sai che farò ogni domenica, anzi lo dico a tutti. Presentiamo domenica la compagnia di Francesca in terra. Esatto. Cosa faremo ogni volta, faremo un piccolo monologo, ma una cosettina che servirà un po' a stimolare, spero, il dibattito anche per quanto riguarda la politica. Per cui allora faremo ogni domenica alle 11, allora una volta lo faremo sulla povertà, una volta sui giudici, un giorno sugli avvocati, insomma su tutte queste diavolerie che hanno un po' inquinato il sistema. Cioè cosa fai? Un pezzo d'arte, un pezzo di teatro? Per esempio in questo, domenica farò un accenno di questo. Sì, si creerà un evento, una cosa, riporterò sai che cosa. Allora lo dico un po' a tutti quanti, oggi come oggi è difficile fare squadra. Bene, per cui tante volte l'altro giorno ho visto c'era una violinista, suonava e ci aveva l'aggeggio con l'orchestra. Per cui una che è fuori dalla squadra, però si consola avendo la filarmonica di Berlino. E così oggi come oggi tutti giocano a essere individualisti, è difficile fare squadra. E allora io dico, allora a un certo punto preferisco l'amico mio che canta il karaoke al pub e non chiede l'elemosina. Allora il teatro, la voce, l'uomo è la voce. Per cui per me riportare, vedi, saltimbanchi, ballerini, in piazza, così, in piazza. Senti, la voce. Domenica per cui questo, alle 11 dove? Piazza Unità, in centro alla piazza. Proprio in Piazza Unità, alle 11. Senti, questa sera, sai che noi abbiamo una grande attenzione, diciamo sempre che anche questa è Trieste, cioè quella dei triestini in difficoltà. Anche stasera ascolteremo altre storie, abbiamo alcune novità che tra l'altro vi diremo tra poco sulle storie che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, perché qualcosa si è mosso, insomma, quello è anche un po' il nostro obiettivo. Tu posso dirti ci direi un questa pezzo, cosa, ci farai ecco, un pezzo questa cosa per iniziarla, perché poi così vi chiedo, non di stare così. Allora fate un attimo di attenzione. È particolare questa mia situazione di essere qui davanti a tutti voi, non mi capita mai, anzi spesso vi guardo senza essere visto, perché voi lo sapete, lo sguardo mio è del tutto trasparente, già perché io sono uno che non ha mai avuto niente, io sono un povero veramente. Direte, beh ci dispiace, noi comprendiamo, ma dov'è il fatto eccezionale? Eccezionale è che io sono il povero reale, quello che oggi è qui per la prima volta parla. Ah, ma voi direte, ma tutti parlano dei poveri? Sì, certo, la Chiesa, lo Stato Sovrano, persino dai Boy Scout e dalle Dame della Carità, tutti parlano dei poveri, tutti, tranne noi, i poveri. Perché i poveri, se sono poveri, non hanno le parole. Sì, quelli veri non parlano. Allora capite l'eccezionalità di questo mio momento? Io, il prototipo, la prova vivente, sono qui davanti a voi per farvi sentire la voce più diretta, il pensiero espresso di chi è povero, qui ora per la prima volta, sempre grazie ad uno stratagemma che è invenzione di un autore o a disposizione le parole. Perché si crede che un povero abbia solo fame e sente magari bisogno di una copertina per il freddo, eh? No, signori miei, queste sono dicerie messe apposta in giro per metterci in cattiva luce e mantenerci in quella luce. In fin dei conti, se non ci fossero i poveri, i ricchi, che ci starebbero a fare? Allora io vi chiedo, ecco, qui fermo e vi aspetto in piazza, va bene? Vi aspetto in piazza perché la cosa importante è che io sento sempre parlare persone che hanno le mani molto pulite, che non si sono mai sporcate, che non hanno calli e che non vengono dai quartieri popolari e tante volte fanno fare una ricerca a uno studente universitario per quanto riguarda è il nostro problema, quello dei quartieri. Allora per cui adesso io questo vorrei, che si parlasse di noi. Io come attore, come artista, sono un po' che lancio l'esigenza degli invisibili. Per cui a voi il grazie futuro. Grazie Francesco. Ma grazie bene. Francesco. Io vi ringrazio. In bocca al lupo alle 11 domenica in Piazza Unità. Sì, ogni domenica fino all'ultima sarà il 29, per cui accompagniamo i vostri dibattiti. Va bene? Cosa chiedi ai candidati sindaco tu? Io sapete cosa chiedo? Io chiedo per gli artisti, per gli attori, che ci sia la possibilità di portare dei veri artisti, veri attori rappresentativi della nostra città. Io per esempio ci sono, ecco io voglio dire, c'è una ragazza che si chiama Irene Sualdin, che è un'arpista, bravissima, è un mostro, è meravigliosa e potevate vederla che faceva la cameriera agli specchi. Oppure Marco Rossetti che cantava insieme a Peppino Di Capri, un altro che lo vedete lungo le strade. Allora io mi domando agli amministratori di questa città, destra, sinistra, centro, non ha importanza, come mai queste brave persone, questi mostri stanno lungo le strade e sui palchi ufficiali non li vediamo? E così forse ci saranno altri artigiani in gamba che potrebbero
risolvere le sorti di questa città? Magari c'è gente forte. Allora io dico, raccomandiamo se non altre persone in gamba. Tutto qua. Grazie Francesco. Grazie. Francesco Cusmitta, domenica dunque alle 11 Piazza Unità. Ciao a tutti, ciao. In gamba. Eh? Grazie per questo tuo pezzo. Ciao. Chiaramente noi stiamo sempre attenti agli ultimi, i cosiddetti invisibili, così definiti anche da Francesco Cusmitta. Allora, cominciamo dai numeri e dai dati, quel che riguarda il porto di Trieste, con la cronaca di Marco Stabile, è notizia insomma di queste ore, proprio di oggi, quindi Trieste primo porto d'Italia, ascoltiamo e poi commentiamo insieme. Promuoviamo insieme alla regione, insieme al comune, appunto lo sviluppo del porto di Trieste, che è un'eccellenza assoluta a livello italiano. Trieste e Genova, porte del sud per i traffici merci da e per l'Europa, i due poli cardine del sistema portuale italiano per il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, che appena sbarcato in Porto Vecchio e visitato la mostra sulla storia del Lloyd triestino, appiccica il bollino d'eccellenza allo scalo Giuliano nel giorno in cui ne viene confermato il primato commerciale in Italia. Un'eccellenza non solo per i numeri ma anche per le modalità, è un'eccellenza perché alle autostrade del ferro, perché fa partire più di 5.000 treni in un anno. Poi la sfida parallela, quella del riuso dell'antico scalo asburgico, che Del Rio osserva passo dopo passo con grande attenzione. Questa è una sfida per tutta l'Italia, non solo per la città di Trieste, ma per tutta l'Italia. Il recupero di questi patrimoni storico, artistici, culturali è una sfida per tutta l'Italia. Ne abbiamo già discusso col ministro Franceschini, si stanno attendendo gli studi appunto preliminari, ma certamente il governo ci sarà sulla riqualificazione del Porto Vecchio. Non manca un accenno alla necessaria concretizzazione dell'alta velocità ferroviaria per i passeggeri sino a Trieste, visto che finora si ferma a Mestre, lasciando in direzione del capoluogo giuliano solo convogli lumaca. La velocizzazione della linea è già finanziata, quindi si sta già procedendo. Noi abbiamo fatto un ragionamento di valutazione, di revisione progettuale di tutti i progetti in corso, perché vogliamo fare presto, vogliamo rendere le linee italiane tutte, a tutti i livelli, da nord a sud, subito linee veloci, cioè con velocità superiore ai 200 km orari. Tornando al ruolo commerciale dello scalo triestino, resta il timore legato al faraonico e, secondo molti osservatori, inutile progetto del porto offshore di Venezia, un'ipotesi che per il governo non è per nulla tramontata, ma sulla quale non c'è ancora un parere definitivo. E appunto le valutazioni sono molto discordanti tra gli esperti e quindi la nostra struttura di missione, che ha come compito proprio quello di valutare l'utilità dei progetti, il rapporto costi-benefici e così via, sta facendo tutte le sue indagini. Ci vuole un dibattito pubblico sulle opere, non basta proporle o pensare che siano utili o inutili, bisogna che siano messi a disposizione di tutti gli elementi per valutazione. Così il ministro, ci torniamo tra pochissimo. Questa sera volevo intanto dirvi un paio di cose che sono gli sviluppi degli ultimi giorni. Ricorderete la storia di Gabriella Bonetta di settimana scorsa, disoccupata, invalida e con la casa, perderà la casa tra pochi giorni perché è a rischio sfratto e dopo 40 anni appunto dovrà trovare un'altra sistemazione. Qualcosa si è mosso. Lei, così come altre signore, dopo aver raccontato la loro storia a Ring, sono state contattate ancora una volta dai servizi sociali. A loro è stata offerta una borsa lavoro. Chiaramente si dovranno incrociare azienda e candidati, così li possiamo definire, e poi vedere che cosa accade. Così come alcune altre persone, alcuni triestini del grande cuore di Trieste, ha telefonato in redazione per aiutare Gabriella. Qualcuno ha portato una borsa della spesa, lo racconteremo ancora dopo. Ora vi presento Andrea Verona invece. Sì. Buonasera Andrea. Buonasera. Mi fa molto piacere che lei abbia scelto, so che era molto titubante, però ha dei messaggi forti da lanciare. Intanto lei è disoccupato da qualche tempo, lavorava all'Alcatel a 48 anni. Sì, l'ultimo anni. Lavoro all'Alcatel. Sì, l'ultimo lavoro all'Alcatel a 48 anni. L'ho perso nel fine 2011. Le chiedo una cosa completamente diversa che non si aspettava. Qual è il suo sogno per Trieste? No, non me l'aspettavo, direi una maggiore attenzione a quelli che hanno fatto tanto per Trieste, e parliamo di tutte le persone che adesso hanno 40-50 anni, che sono in strada, sono a casa, sono precari, sono... Lei ha fatto tanto per Trieste, dice? Io no, non credo, non lo so, io ho fatto quello che potevo nel mio piccolo. Ma so, li conosco molte persone che aiutano, che fanno eccetera eccetera, che sono comunque anche loro in difficoltà in questo momento e sono un po' dimenticati.
Perché? Sono un po' dimenticati perché le ditte tendono ad assumere soprattutto persone che hanno dei titoli di studio, perché fanno una scrematura, perché ormai le domande sono talmente tante che... Cioè, e tra poi, chi ha bisogno, diciamo, la prima scrematura è vedere chi ha un titolo di studio. Sì, questa è la prima scrematura. E in qualche maniera quindi le passano avanti? Le passano avanti, sì, sì, passano avanti un sacco, ma tantissime, ma giovani, ma va bene. Il problema è che quelli come me, fino a qualche tempo fa, pagavano tutto, mantenevano le famiglie, eccetera, eccetera. Adesso sono stati contributi, ha versato tasse, questo intendete dire, esatto. No? Cioè, e quindi passano avanti i giovani. E hanno tanta esperienza, perché abbiamo lavorato tanti anni, quindi ci troviamo adesso in un momento storico, credo, che vengono dimenticati chi ha più dato, viene dimenticato chi ha più dato, forse. Che cosa ha detto sua mamma quando è tornato a vivere con lei? No, è stata una sua proposta. Quindi, una sua proposta? Sì, sì, no, sì, ma la situazione era un po' diversa in quel momento, nel senso che sì, era prima dell'Alcatel, perché io ero già disoccupato un po' prima dell'Alcatel, poi ho avuto la fortuna di entrare come interinale, eccetera, eccetera, da loro, poi sono scaduti i contratti e via, insomma, e... da lì però, con tanti anni di lavoro, con tante qualifiche eccetera, pensavo effettivamente di rientrare subito, invece no, sei tolto dal mondo del lavoro completamente, per mille situazioni, insomma. Lei mi raccontava anche l'assurdità del rischio di non poter accettare un posto di lavoro, perché? Allora sì, questo è una cosa che è nuova, è da gennaio che è così in pratica, dal nuovo Job Act mi sembra, e perché in pratica... Quasi non le convenisse accettare un lavoro? No, allora, succede questo, se ora si trova anche una settimana di lavoro, no, un mese indifferente, e decadi la disoccupazione completamente, anche 3 giorni indifferente decade la disoccupazione, quindi torni all'inizio della graduatoria o percepisce qualcosa in questo momento? No, della graduatoria, finisci in fondo alla graduatoria e non puoi neanche sfruttare quello che sto facendo io in questo momento, i progetti come i People eccetera, che ti danno la possibilità di avere dei corsi per rivalutarti, certo, in un certo qual modo. Formarti. Devi uscire dal corso, anche se lo stai già facendo, infatti sono venuti in aula, in classe, qualche tempo fa, e ci hanno detto veramente: ma qualcuno sta lavorando, perché se non mi dispiace, ma dovete andarvene. Pazzesco. Ed è pazzesco. Io sono stato male, quindi ho anche l'invalidità, ho avuto, tra virgolette, sono fortunato ad avere l'invalidità, che in realtà in questo caso potrei fare 22 ore alla settimana, e mantenendo il corso che sto facendo del programmatore, eccetera. E tutto sommato io sono uno dei fortunati, gente che ha fortunato? Perché so di persone che sono a casa, che hanno anche 2 figli, che sono rimasti da soli, magari non hanno la moglie, quindi e hanno effettivamente delle difficoltà molto più importanti, oppure le Dana e Patrizia che stanno per essere, no, eccetera eccetera, le signore che hanno dato anima, poi a Trieste, il Triestini in lotta, che ho visto che anche, hanno dato anima, hanno già scritto lotta, anche via sì. SMS. Quindi lei ha sottolineato questa stranezza, dice, in un paese in cui c'è una disoccupazione giovanile altissima, sì, che molti ragazzi le passano anche davanti, ma non è tanto sì, è vero, ma non è tanto questo problema. Il lei problema ha fatto l'esempio è... di sua figlia prima, cioè anche sì, sua figlia, figlia in questo momento potrebbe... no, mia figlia sta ancora studiando, però la mia compagna ha trovato lavoro e ha molti meno anni di me, e tutto quanto, alla scuola e tutto, e ha trovato lavoro subito, insomma, meno male. È stato un po' a casa, ma poi ha trovato, e con molte meno qualifiche, no? Ha chiesto aiuto, quindi gli assistenti sociali, il comune, qualcosa, ma guarda, o contributi, o no, è rimasto da solo? Io non ho chiesto niente a nessuno. Perché? Perché? Intanto c'è un problema, l'ISE. L'ISE lo fai col nucleo familiare. Mia e madre quindi lavorava, con sua mamma? Esatto, mia madre lavorava in comune per tanti anni, quindi non ha una pensione... rispetto alle persone che hanno 500 euro. Cioè lei è tornato a 40,
48 anni, 45 anni? Sì, un po' prima, 45 anni. 45 anni è tornato a vivere con sua mamma, sì. E questa cosa, tra l'altro, la danneggia ulteriormente, paradossalmente in questo momento, cioè le converrebbe abitare da solo per avere dei contributi. In teoria sì. Cioè è un cane che si muore della coda. Sì, sì, ma infatti, ma su qualsiasi cosa il cane si muore della coda, qualsiasi azione che fai. E io per questo, come ti dicevo, non ero molto propenso a venire, perché raccontare la mia storia è piccola, io alla fine sto bene, nel senso che ho delle famiglie, ho vicino delle persone che comunque, no, mi fanno stare bene, no? E ho interessi, ho cose, eccetera. Io vorrei vedere qualcuno alle 8:30 del mattino davanti all'ufficio di lavoro e vedere le centinaia di persone che passano e fanno fine alle 9:15, oppure come mi è toccato un giorno per i lavori socialmente utili, ho pubblicato il TAN, non mi ricordo, insomma, sì, andavano andati a iscriversi, cioè, c'è tanta gente alle 6:30, mm-hmm, apre le 9:15, alle 6:30 io ero 20° e alle 9:15 c'era il mondo. Quindi voglio dire, queste cose vorrei che vengano fuori, no? E le secondo lei non si vede, non c'è, non si vede, perché non si raccontano queste cose a Trieste? Perché è brutto raccontarle. Perché Trieste esistono e noi che le viviamo le conosciamo molto bene. La politica le conosce? Qualcosa conosco, sì, un po', sì. No, la politica conosce queste cose qui? Ah, la politica conosce, sì, 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 indubbiamente. Non so se tutti conoscono queste cose qui, però, perché non credo che siano andati nel dettaglio. I dati sono una cosa, la realtà un'altra. Le file alla Caritas, la gente che al monte sta dando tutto, no? E tutti i centinaia di compra oro, dico una cifra così a caso, che sono nati perché stanno, cioè, lei è andato a impegnare, vero, mi diceva, ma sì, certo, sì, siamo andati, sì, siamo andati, sì. Ma noi siamo un caso, ribadisco, io cosa chiede agli ospiti che sono qui e alla politica? Ma la politica in questo momento credo non si possa chiedere niente, nel senso che non credo sia... Perché non ha fiducia nella politica? In questo momento no, assolutamente no. Ma ci sono tante persone che hanno buone idee. I gruppi non sono, secondo me, non sono in questo momento... sono troppo pilotati da teste che non ascoltano o comunque non vedono i problemi nel dettaglio, a mio avviso, ovviamente. E dopo cosa mi chiedevi, scusa, questo semplicemente questo. Andrea, io la ringrazio anche perché lei, grazie a voi, so che è stato un po' uno sforzo, non ci credeva, sì, però ha dimostrato una grande umiltà, secondo me, anche nel presentare una storia che vale esattamente come tutte le altre, perché tutte hanno un valore. Questo, sì, no, indubbiamente tutta la nuova. Ho cercato valore, di dirle, sì, sì, in questi giorni, quindi non vale meno di altre, anzi. In bocca al lupo. Grazie. Noi ci vediamo adesso. Roberto Di Piazza, ospite, scusa, questa mattina a Sveglia, e ha parlato appunto di una ricetta possibile anche per quanto riguarda le case ATER e chi ha bisogno. Signora, è un impegno serio preso qua davanti alla televisione che rimarrà come testimonianza. Appena arrivo metto in moto una commissione che deve prendere voce per voce tutti i sussidi, e sono decine di milioni che vengono concesse a delle persone che, come diceva lei, non hanno diritto. Tornando, che dicevo prima, alla regione, in questi anni ho fatto il sindaco ombra incontrando migliaia di cittadini che sono venuti da me perché avevano dei problemi, perché volevano raccontarmi di questo. Quello dell'ATER veramente c'è da metterci le mani dentro nei regolamenti, perché ci sono delle persone su cui veramente avremo qualcosa da ridire, con macchine importanti, con redditi importanti, che però si sono separati, hanno fatto tutti i marchingegni possibili, però anche
altre persone che hanno lavoro. E poi dobbiamo finirla che perché uno ha la casa, perché una volta andavi da qualche parte, lei ha la casa, basta, non hai diritto di nulla. No, perché se uno non ha lavoro è costretto a vendere la casa perché non sa come mantenere, come pagare le bollette. Allora non è più un sintomo di ricchezza avere l'abitazione, anzi l'abitazione è un costo, perché fra Tasi, Tari e chi più ne ha più ne metta, è diventato un costo. Allora l'impegno è serio di mettere in piedi una commissione dove ci saranno dei commissari di destra, dei commissari di sinistra, e voce per voce andremo a vedere dove vanno queste decine di milioni di euro, e da rivedere sicuramente. Non è che uno viene là, mi certifica un ISEE falso, abbiamo visto anche gente finita sui giornali che aveva redditi imponenti e che naturalmente dichiarava il falso con un ISEE, autocertificazione, andava là. È un impegno serio. E poi ripeto, lo dico per l'ennesima volta, prima i triestini e prima gli italiani, cercheremo anche di, anche se non è competenza nostra, di incontrare anche questo sull'Atter, perché sappiamo benissimo che parecchie persone che sono arrivate sono straniere e hanno preso la casa, e gli italiani e i triestini la stanno aspettando. È un impegno serio. Allora, questo è l'impegno serio, diceva stamattina Roberto Di Piazza. Allora, vorrei cominciare dalle parole chiaramente di Andrea Verona. Poca fiducia nella politica. Vorrei chiederlo per primo, come sempre, ai due candidati sindaco. Al di là dei rimedi, che è difficile, o ci saranno le vostre proposte, però persone come Andrea, e ci capita di incontrarle spesso, e come lui stesso ci ha confermato, non si racconta e non si vuole far vedere, forse non si vogliono far vedere in questa città, la fiducia rischia di essere ormai smarrita totalmente, no? Io credo quando si accettano, con qualche volta con noncuranza, percentuali di votanti, che lo dicevo anche l'altra volta, insomma, no? In Emilia Romagna hanno votato per le regionali il 32%, sì. E si dice che questo è un dato di fatto. Cioè, è un problema che coinvolge tutti, non è possibile vivere in una democrazia limitata, perché se votano il 50%, il 40%, no? Significa che c'è un problema grande come a casa. Poi ci sono fenomeni come Napolitano che invita a non votare, o come Presidente del Consiglio. Io che invito a non votare, due sfacciate, a non andare a votare, perché sono non parliamo di quello, ma che non, no, al di là, ma questo è un dato preoccupante, credo che vada analizzato con grande attenzione, perché non, no? Vivere... Poi ci scrivono, progetto People, vi pare che degli over 30 persone anche con esperienza debbano iscriversi ad andare a elemosinare tirocini al massimo 500 euro? Questo ci scrive Wolf Snow. Allora, noi siamo ridotti in questa città, sempre quei dati, siamo ridotti a 200 e 2000 abitanti, abbiamo perso 29.000 abitanti. Quindi uno dovrebbe dire, al di là, no, delle slogan, dei migrai, insomma, uno dovrebbe dire, dovrebbe esserci lavoro in più, perché se stiamo calando come popolazione, no, abbiamo perso 29.000 abitanti dal 90, ma invece stiamo regredendo da un punto di vista, no, delle offerte di lavoro. E in questo caso penso che il pubblico, come è successo in altre parti, deve, per esempio, i lavori di pubblica utilità, devono non essere poche decine, perché siamo di fronte a situazioni talmente emergenziali su cui bisogna aprire cantieri di lavoro per centinaia di persone. Bisogna rimettere in moto un meccanismo che all'inizio... Cantieri di lavoro per centinaia di persone. Significa che i lavori di pubblica utilità, no, altri tipi di lavori, che significa assistere gli anziani, perché credo che a fronte di questa situazione qua, io ho visto i numeri di intervento di lavori di pubblica utilità sono poche decine, i lavori per i lavori socialmente utili sono altrettante poche decine, non è possibile, abbiamo 6.000 persone che, no, alcune... Questo è un nodo, questo è un dato interessante, allora ci torniamo, un minuto di pubblicità, ripartiamo da qui, vi aspettiamo. È vero che in questi anni non sono stati possibili interventi radicali e diciamo pure forti, come il comprensorio di Rozzol-Melara richiedeva. Non sono stati possibili perché richiedevano finanziamenti straordinari, non erano cose che si potevano fare con piccolissimi lotti, e tra patto di stabilità
e assenza di opportunità di grandi finanziamenti, il problema evidentemente è rimasto in piedi. È stato inserito nella legge di stabilità del 2016 un bando per intervenire in rioni e periferie dei capoluoghi di provincia, un bando piuttosto consistente, fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 500 milioni di euro. Appena abbiamo avuto notizia di quel bando, quindi sotto approvazione della legge di stabilità, gli assessori e gli uffici d'intesa con me hanno iniziato a predisporre un vero e proprio progetto organico per Melara, insieme all'ATER, perché non dimentichiamo che l'ATER poi è il vero proprietario, certo. Il vero proprietario dell'immobile. Questo progetto è stato, diciamo, al centro di due diversi incontri che abbiamo tenuto nel comprensorio, ma andremo a presentarlo in un incontro pubblico cui potranno partecipare e dire la propria opinione tutti i cittadini. Il bando è in pubblicazione e quindi noi candideremo questo progetto di Rozzol Melara chiedendo un finanziamento piuttosto importante, stiamo parlando di un finanziamento attorno ai 10 milioni di euro, qualora ci venisse concesso, ma siamo ottimisti evidentemente, ecco che un intervento radicale di risanamento e di miglioramento complessivo del comprensorio diventa possibile in tempi strettissimi. Vai. Allora, questa avete sentito è la proposta di Roberto Cosolini, che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni e arrabbiare anche Fabio Carini. Tra poco torniamo anche a questo. Volevo sentire però, Carini, da lei ancora un commento, cioè davvero il rischio che poi alla fin fine, poi si fa riferimento chiaramente agli appartamenti vitalizi e altro, che il voto sia bassissimo a queste elezioni, veramente bassa l'affluenza. Il rischio c'è sicuramente, perché è vero che alla gente piace sempre meno la politica, perché non ci si ritrova, perché quando incontra per strada un politico sembra che sia qualcuno di un altro pianeta. Ecco perché è proprio questa la stata la scelta per cui ho deciso di metterci la faccia, mettermi in gioco con la lista Startup Trieste, una lista civica partitica per queste elezioni, perché spesso e volentieri si trovano politici che ti salutano il giorno delle elezioni e poi, cioè un mese prima delle elezioni, e poi ti risalutano 5 anni dopo. Sì, non si può dire la stessa cosa, scusa, della Lega, perché no, ma aspetta Danilo, noi ma va siamo bene. Sempre stati con la gente, con ma la sì, povera gente da sempre. È vero, ecco, sì, quindi... ma io rispetto tutti, infatti, per cui no, che se la Lega accetta non faccio discorsi di uno piuttosto che l'altro. Però è vero quello che accade, soprattutto chi è da tanti anni magari che si mette a far politica, che dopo tanti anni continua a volere rimanere sempre in pista, spesso e volentieri fa per 4 anni e mezzo nulla e nelle ultime 5 settimane si mette a fare tutto. Allora, cioè, riferimento a Cosolini, riferimento, secondo lei mister, non ha fatto nulla in questi anni, fa tutto lui. Mister Anderson Cosolini, il novello cantastorie di Trieste, come l'ho definito, in effetti per 4 anni e 3 quarti è rimasto quasi inoperoso, ovvero, cioè, ha lasciato evidentemente tutto, forse è stata una scelta, insomma, a beneficio della città, nelle ultime non ha fatto per 5 anni, nelle ultime 5 settimane facciamo di tutto di più. Anche questa storia di Melara, insomma, per me è veramente una presa in giro assoluta. Ha spiegato il perché, no? L'ho ascoltato, sì, no? Che una presa in giro. È una presa in giro, lo sappiamo benissimo che c'è in tutti questi anni si poteva, ma anche prima si poteva capire e dirimere quello che è il problema di competenze tra ATER e Comune di Trieste, per far intervenire anche la Polizia Municipale all'interno di quel comprensorio, per poter attivare un sacco di iniziative. No, adesso viene fuori un bando pseudo che adesso chissà che se ci sarà o non ci sarà, ma bisogna andare invece sul concreto. Perché non si è stato mai messo delle telecamere, semplicissime telecamere attive per poter vigilare in quell'area? Perché non si è cercato di rivitalizzare un po' anche a livello commerciale quel comprensorio per tutti questi 5 anni? Dico, allora gli ultimi 5 settimane improvvisamente spunta un bando al quale io non credo affatto, credo molto in più invece che Rozzol Melara è a 1500 abitanti, il quadrilatero di Melara, ha un comitato di quartiere che sta acquisendo anche sempre maggior forza, sempre maggior peso all'interno di quel comprensorio. Allora cerchiamo di ascoltarlo, ma sui temi banali, quelli semplici, quelli da poter intervenire quelli oggi veri, per domani. Dice. Allora, Ressani, intanto vedevo che scuoteva la testa durante le parole di Sossi, perché? Durante le parole di Sossi, no, dicevo, scuotevo la testa per un semplice motivo, perché
Giustamente Marino Sossi come dire, manifestava la necessità di prevedere delle forme di servizi, di lavori di utilità per i cittadini. È una cosa idealmente giusta, poi ovviamente bisogna fare un ragionamento sui conti del bilancio comunale. E qui volevo riallacciarmi anche al dato dell'astensione e al dato delle ricette che vengono proposte. L'astensione e la disaffezione dei cittadini verso la politica è un dato preoccupante. Ma se, scusa un attimo, mi fai arrabbiare. Posso finire? L'altro giorno il tuo presidente del Consiglio ha invitato a non andare a votare a un referendum. Allora, come puoi pensare di avere affezione quando il presidente del Consiglio, segretario del partito, fa mandare la gente a votare? Poi replico su questo, ma volevo finire un attimo il ragionamento, poi replico su questo. Il discorso quindi è problematico, ma evidentemente se c'è una disaffezione, se c'è un'astensione, è perché la politica probabilmente non riesce a dare delle risposte convincenti ai cittadini. Da questo punto di vista, la storia anche di Andrea Verona che ci ha raccontato, io credo ci debba dare un insegnamento a tutte le parti politiche, cioè non fare la polemica sterile come stai facendo tu. Non è una polemica, è una constatazione Napolitano e il tuo presidente, nonché il segretario di partito, invitano a non andare a votare e poi ti lamenti perché la gente non va a votare. Viva Dio, dai! Poi replico nel merito, ti ho detto, però non facciamo polemica seria, cerchiamo di varie forze politiche metodologicamente trovare delle soluzioni. Allora, le soluzioni sarebbero tutte cose bellissime, quello che diceva Marino Sossi, troviamo le risorse, eccetera. C'è un dato reale che in questo momento anche Roberto Di Piazza, io credo sia, mi pare sfasato rispetto a un dato economico, cioè lui dice voglio fare la commissione che vigili sul sociale, diceva, ma sfasati siete voi che avete permesso fino adesso a far avere le case agli altri, voglio fare la commissione ATER, cioè lui sta incentrando tutte le sue proposte politiche sull'amministrazione pensando di essere nella stessa situazione in cui si trovava quando governava lui nel 2006, quando c'erano le risorse. Ma la situazione economica dell'Italia è cambiata, su questo penso siamo d'accordo tutti. Allora, io credo che per rilanciare Trieste il dato vero è quello di rimettere in moto l'economia. Perché non basterà amministrare e dire facciamo le commissioni, eccetera. Ma siete in regione, in provincia, in Parlamento, allora, e in comune. Per rimettere in moto l'economia, noi abbiamo fatto una grossa scommessa, che secondo me è la scommessa vincente per Trieste, che è quella di ridare il Porto Vecchio ai triestini. Questo punto è un punto strategico, perché altrimenti tutte le cose restano delle idee sicuramente buone, valide, facciamo i lavori di pubblica utilità, facciamo le commissioni di indagine, facciamo le partecipazioni, eccetera, ma un dato reale rimane, che l'economia rimane bloccata. Allora, con Porto Vecchio invece ci potrà essere un'attrazione di investimenti molto forte e tutte quelle problematiche che dice, ovviamente bisogna gestire bene le cose, ma tutte quelle problematiche che allora è meglio che non cominciate voi. Guarda, non vorrei allora vedere voi al governo dove non si sa cosa volete fare tra Forza Italia, Lega e Porto Vecchio, ecco, che non ho ancora capito, perché loro dicono operiamo, voi dite no, non operiamo, ci sono i vincoli urbanistici, mi pare abbiate una gran confusione tra le due forze politiche. Rispondo brevemente nel merito a Danilo Slokar. Per quanto riguarda il Partito Democratico di Trieste, come ben sa Danilo, il Partito Democratico... Non esprimiamo, vi prego, perché par condicio devo trovare chi la pensa diversamente. Io dico che il Partito Democratico ha organizzato dei momenti di approfondimento sul referendum e per quanto riguarda la mia posizione personale io andrò a votare. Quindi io non sono d'accordo su chi invita l'astensione. Punto. Io voterò, Giancarlo Alessani voterà. Bene, punto. Bene. Allora, Bertoli? Insomma, cerchiamo di riportare un po' la discussione, anche se tra pochi giorni si vota per il referendum, cerchiamo di riportare la discussione su delle elezioni che sono molto più importanti per la città di Trieste, ovvero le amministrative, perché fino adesso ho sentito parlare di proclami e tutto, e caro Giancarlo, rappresentante del PD stasera, ahimè mi spiace, ma Marino Sossi ha ragione, e lo dico da opposizione, ad un uomo invece che ha fatto parte della maggioranza. Il Comune di Trieste, guardi, che se non ha avuto un problema in questi 5 anni di Cosolini, è quello del bilancio.
Comune di Trieste, il bilancio del Comune di Trieste e le entrate del bilancio del Comune di Trieste, e qui lo so che non lo sai perché non sei in comune, ma magari non lo sa benissimo, ma le entrate delle correnti del bilancio del Comune di Trieste sono più alte del 2006, del 2007 e 2011. È vero, Marino? È verissimo. Il problema vero è stato un altro. No, adesso cioè, mi usi la cortesia. Poi ci dirai insomma la solita storia del patto di stabilità. Basta. No, assolutamente. Sono state amministrate non bene. Perché è inutile fare cantieri in 5 mesi facendo dei lavori, per esempio, che non servono a nulla o fatti male. Bastava un minimo di programmazione in 5 anni e la città si poteva rifare a nuovo, ma facendo lavorare le aziende veramente quelle locali. Secondo dato tragico, in questi ultimi 5 anni, e questo è il problema del lavoro, la tassazione a danno delle imprese, soprattutto degli artigiani, dei commercianti, delle attività piccole, è aumentata in modo sproporzionato, è aumentata in modo pazzesco, si arriva a pagare il doppio di tasse. Basta girate, e Trieste non è una città di grandi industrie. Noi abbiamo 400 attività commerciali a Trieste che sono più di una ferriera, e quelle le abbiamo ammazzate di tasse, anzi le avete ammazzate. Ecco perché dico insomma che noi, questa città può cambiare, io ci credo, può cambiare benissimo, e possiamo cambiare anche la disaffezione alla politica, perché hai ragione. Quel voto, quelle persone che vanno sempre a votare, è per colpa della politica. L'unica cosa che può fare la politica è riprendersi la credibilità delle persone. Come fate? Nel modo più semplice, ripeto, non si può fare in un giorno, non si può fare in una settimana, ma mettendoci la faccia, perché ci sono delle persone che la faccia l'hanno messa in 5 anni e hanno delle credibilità. Mettendoci la faccia ogni giorno, e soprattutto, noi siamo una città piccola, soprattutto nel mondo, quando si prende un impegno, o si è in grado di mantenerlo, oppure sentire il sindaco 5 anni fa ha parlato di un mega progetto di Melara e dopo 5 anni adesso mi parla di bandi fatti ad hoc dall'altro primo ministro di piazza, ricordate? Dovrebbe sapere che l'ATER non è di competenza del sindaco, perché false promesse, credo che siamo tutti di creduloni. Rispondiamo. Vi ricordate invece che non più tardi di un anno fa il sindaco Zolini ci ha detto che grazie al primo ministro Renzi aveva sbloccato la galleria di Montebello, che usciva fuori dal patto di stabilità. Qualcuno ha visto partire quei lavori? Ma era anche quello un atto straordinario. No, ma parliamo di fatti concreti. E voi che li avevate i soldi pronti e tutto quanto, che non l'avete fatto partire? I soldi ci sono, e mi dica perché tempo. Non è partito. Mi dica perché non è partito. Non si doveva spenderle. Ci sono i soldi. Cioè, 5 anni. 5 anni. Cerchiamo. Ma leggetevi il giornale, basta prendere il piccolo, fate 15 allora, anni di storia facciamo così, capirete. Invece di leggere i giornali, provate a camminare in strada per la strada. Cammino per la strada, difatti bisogna dare risposte, non bisogna... Infatti in 5 anni così. Zero risposte. Allora Sloca, in 5 anni tutti zero avete risposte. Adesso, tutti avete... Ha ragione Carini, e grazie a Dio che c'è stato Russo a mettergli il pepe, sì, perché sennò certo. A quest'ora dormiva avanti lui. Certamente. Come ha dormito per 5 anni. Certamente. Dai. Intelligentissimo, ha imparato la lezioncina. Ok. Ma 5 anni sulle spalle della gente. Allora, 5 anni sulle spalle della gente. Sì, e soprattutto dai. Due. Il discorso è questo. È stato eluso in pratica l'argomento del sostegno di Andrea Verona. Cioè io voglio tornare a quello lì, perché fino adesso ho sentito varie proposte da tutti quanti, però sono cosa fai tu per i poveri che parli? Sono sempre state relative al fatto che bisogna investire, bisogna creare lavoro, bisogna creare occupazione. Come? I soldi per investire, guarda caso, le forze civiche hanno detto semplicemente i soldi non ci sono, però quello bisogna farlo. Allora, semplicemente facendo una bella ricerca su internet di quali sono state le esperienze e quali sono stati i progetti condotti all'estero in altri posti per risolvere questo problema, abbiamo scoperto che esiste l'imprenditoria sociale. L'imprenditoria sociale è un sistema per cui senza costare... Questa è la vera domanda, chiedo scusa se la interrompo, ma quella è la vera domanda. Come la politica pensa di sostenere e rilanciare le aziende? Allora, le aziende si rilanciano, perché sennò cambiamo argomento. Il discorso è questo, oggi c'è lo spazio imprenditoriale per creare del lavoro sociale, lavoro che permette di dare
occupazione alle grandi risorse che stiamo perdendo, e parlo dei cinquantenni che perdono il lavoro, i quarantenni che perdono il lavoro, però forti di esperienze, forti di professionalità. Ma siete al governo da 5 anni, cosa avete fatto in 5 anni? Dimmi cosa avete fatto. Elencami. Noi abbiamo studiato perlomeno cosa fare. Tu hai imparato una storiella memoria. I lavori che avete dato alla gente, o lavori sociali, come vuoi. Allora, avete fatto chiudere centinaia di attività a Trieste, terziario, i negozi, e tutta questa realtà è sulle spalle vostre. Certo, tutto è sulle spalle nostre. Allora, il discorso è, se noi cominciamo ad aiutare non con il contributino, ma dando il lavoro dal punto di vista imprenditoriale, non dal punto di vista del comune che dà lavoro, no? Cominciamo a dare lavoro a delle persone che a cascata aiutano con il principio che chi viene aiutato aiuta e spende, diciamo, certo. No, continua, perché mette la sua competenza a cascata fino al lavoro sociale di assistenza agli anziani, di assistenza ai malati. Ma avete cominciato qualche cosa di questo tipo qua? Noi abbiamo studiato, hanno studiato. Niente di questo. Tu hai studiato solo le parole per riuscire a interrompere gli altri quando parlano. Io sono qua da quando ti vedo, sapete solo interrompere gli altri quando parlano. Spiegami allora, io ti chiedo, dammi dei progetti realizzati. Certo, te li darò, leggerai tutti i nostri programmi, verrai alle nostre conferenze e te lo spiegheremo. Ok, le conferenze lo spiegheranno. Allora, fermi. Ma il problema dopo non è si vuole intervenire. Il problema non è dare i dati, il problema, ripeto, è fare delle proposte. Non dire bisogna realizzarle. Guarda che la gente non interessa niente dire. Bisogna realizzarle, non proporle. Va bene. Allora, il turismo ha visto il traffico, c'è l'aumento del 25%, con dato di fatto accertato, certificato. È un processo lungo. La spesa per il sociale dal 2011 al 2015 è aumentata del 12,5%. Siamo la città in Italia che ha la spesa sociale pro capite più alta. Allora, ci sono state delle scelte politiche che sono state fatte, perché il problema è questo. Basta guardare la graduatoria del Sole 24 Ore, no? Quando sono calanti, facciamo un discorso serio, e lo facciamo tutti però, quando si governa le risorse sono calanti. Ma non lo sono calanti a Trieste, prendi il bilancio! Prendi il bilancio, guarda, non che, sono calanti! Dal 2011 ad oggi sono aumentate... Le scelte che sono state fatte, per esempio, in materia bilancistica derivano anche dalla politica che è stata fatta. Ma hai mai letto un bilancio? Conosci? No, ne ho letto uno. 5 bilanci da amministrazione di piazza, ecco. E 5 bilanci da capito. Guarda la cifra totale. Faccio una cosa. Si giri leggermente a Marino Sossi e ne confermerà che tra il 2011 e il 2015 il Comune di Trieste, tra le entrate correnti e la spesa in conto capitale, ha un budget superiore al 2011. E non di 1000 euro. Ma perché sono state fatte le scelte? 50-60 milioni di euro, è vero Marino, glielo spiega per favore. Dove manda i messaggi, sono di destra e di sinistra. Esatto, no, noi siamo comunale e chi bilanci li ha visti. Va bene, fermi, Sossi, aspetti, risponda se vuoi rispondere di destra o di sinistra, però diciamolo, perché rispondiamo agli sms, non credo che sia proprio. Aspetti Ressani, e sui bilanci? Allora, è vero che sono aumentate le entrate in relazione al fatto che un aumento spropositato delle tasse. Grazie. Questo è dato. Grazie Marino. Questo comune dal governo nazionale 36 milioni di euro in ritorno. Ma è vostro il governo, non è nostro. È vostro. Una volta c'era il governo nazionale che dava l'aiuto alle amministrazioni locali. Aspettate, scusate, non si capisce niente. Adesso il sistema della tassazione è un sistema che in effetti è gigantesco. Riduce le persone dico all'astrico, però le paghe sono diminuite in maniera esorbitante, di fare sui 4.000 domande di assegno, di sostegno al reddito, 36% sono di persone che lavorano, e c'erano da noi 170 persone, delle cucine, delle cuoche, che percepiscono 500 euro al mese e sono preoccupate perché potrebbero ricevere un taglio verticale e orizzontale del 21%. Queste sono robe che sono insostenibili.
Adesso io a destra o a sinistra, via star sul merito, perché questo è il problema centrale. Io mi ricordo che quando mi dicevano facevo il sindacalista, mi dicevano: vuoi essere un bravo sindacalista, devi far incavolare tutti. Allora ti accorgi che fai il tuo, perché quando ti gridano tutti sei a posto. Devi stare, devi decidere con chi stai, con chi stai. Allora stai con le persone che non ce la fanno più, che lavorano e sono poveri, Certo. E questo è un paese che sta crollando dal punto di vista generale. Ma è inutile, facciamo finta di niente, perché vedo i miei ex colleghi del sindacato che sono nel Partito Democratico. Io non capisco, no, capisco anche troppo bene, uno è dentro il meccanismo e deve stare là e deve cantare, no, quelli che gli danno il copione. Perché non è possibile, ragazzi, che siamo arrivati a Job Act e stiamo tutti zitti, che siamo arrivati al voucher, stiamo tutti zitti, che siamo arrivati a non dare il futuro a queste generazioni e stiamo tutti zitti. E come se, ma ragazzi, sei un livello di ipocrisia che sei il massimo, che sei il massimo. E com'è? Com'è possibile? Com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma voi, allora, il Jobs Act mette certificato da Istat 500.000 posti di lavoro, cioè metà di quelli proposti da Berlusconi. Ma non sta a fare statistiche, è Job Act, se il paron che gira, te manda via, è il paron che gira, se come gli anni 50, tutte le conquiste, la generazione futura avrà il voucher che gli porterà 250 euro di pensione a 78 anni. Avete votato la Fornero, a 67 anni. Va a girare a Catinara, non sta a fare le robe notarili delle statistiche. Gira a Catinara e chiedi all'infermiere, al personale, che vedi che ti interrompi anche te. Ti interrompi uguale. Allora come sei? Lega e PD sei uguale? No! Arriviamo subito. Sossi, mi spiega cosa succede a Catinara? Che sei infermiere che ha 65 anni, devono stare H24 mattina, pomeriggio, notte. Ma io sono la riforma Fornero. E chi l'ha votata? Si l'ha votata la gente da sola? La gente da sola nel Parlamento e si l'ha votata 67 anni. Io vedo anche i miei ex colleghi del sindacato con 41 anni di pensione. Mi comincia a cascare i capelli in testa, perché formalmente credo che stiamo andando verso una deriva sul mondo del lavoro che è allucinante. Non può essere povero uno che sta lavorando, perché se succede questo significa che dobbiamo interrogarsi se abbiamo le sinapsi in regola. Vi prego, se no non si capisce niente a casa. Cosolini si è mai cazzato, si è mai cavolato Cosolini? E quando parla del patto di stabilità, chi sei? Gesù Bambì? Chi è che dà il patto di stabilità? 62 milioni fermi in cassa e l'edilizia che si è bloccata, chi sei? Allora, almeno un sindaco dice, ma sapete che ragazzi, come sei qua? Ecco, allora, mi devo governare e chiude il comune. Ma io non sono complice, perché alla fin fine bisogna dire chi è complice queste politiche qua, o se le politiche che si sceglie e uno si complice e passa da Bersani Cosolini a Renzi, delle politiche, da Bersani a Renzi, così. Ma a me devo mangiare un cucciarino. Non posso pensare che uno mi fa mettermi 10.000 lire del mondo in scarsella, sono sempre zitto, sta là e che guardo gli altri che mi dice, che mi spiega il mondo. Basito dall'analisi di Marino. Se dovessi bloccare la lingua, perché l'analisi di Marino Sossi ti va in giro e ti parli con le persone. Con chi te parli? Con i tuoi amici avvocati? Parla con la gente. Mille posti di lavoro di pubblica utilità. Va bene? A far lavorare la gente su un'elemosina invece dargli 4.000 interventi sui poveri, Quanto è che lavora di pubblica utilità? Decidiamo quanti soldi mettiamo. Che riferimento contrattuale? Adesso la prego. Sossi. Fa lavorare 1.000 persone? È buona? Tutto si potrà dire. Si potranno fare tutte le critiche più aspre a Renzi, al Presidente del Consiglio. Però,
sul dato del job set. Ancora! Ma dai, si può dire una cosa? No! Noi abbiamo un mercato del lavoro completamente fermo, immobile, in cui avevamo i contratti a tempo indeterminato, intoccabili, senza possibilità di ingresso, senza possibilità di ingresso alcuna per i giovani. Adesso sono tutti schiavi. Allora, il job set è uno strumento che ha dato una lotta di sinistra, questa qua. Bravi. Certo che bravi. di sinistra questa qua. Ma vergognite. Perché i giovani, vergognite. Con cosa sono stati assunti? Verso gli operai che una vita lavorava. Verso gli operai che non ha nessun diritto più. Di siete schiavi. Di sinistra è prendersi le persone più deboli e i giovani che non lavorano. A 500 euro al mese lavora. Questo è un lavoro secondo te? Per 3 anni, non solo, c'è stata la possibilità che le banche eroghino. Ma non sta a fare stupidaggini. È evidente. Ma andiamo insieme, ma non di stupidaggini. Potremmo tornare a parlare di cose che vi prego. Solo una cosa su questo perché è importante. Ressani, la replica di Ressani, per favore. È evidente, e questo va detto, non si può non dire, è un contratto per 3 anni che prevede una defiscalizzazione forte per gli imprenditori in quei 3 anni. E dopo? E dopo i 3 anni non c'è. A casa. Attenzione, questo va detto, ma attenzione. Questo strumento è stato pensato per dare una scossa al mercato economico. Voi perché troppo. Il mercato economico altrimenti sarebbe rimasto assolutamente immobile. Voi pensate troppo. Purtroppo. Infatti la deflazione che la avremo oggi, la deflazione è grazie a Joe Biden. E le denunce che vengono fatte, cioè Marino, nella denuncia ha ragione. Europea, tutta colpa nostra. Ha ragione, però la differenza è una secondo me. Che bisogna dare una proposta politica di intervento. Questo del Jobs Act è stata una proposta politica, il discorso di Porto Vecchio è una proposta politica, cioè la denuncia è molto semplice da fare. Porto Nuovo abbiamo avuto primo in Italia, abbiamo avuto lo sblocco. Guarda finalmente, che... finalmente era primo in Italia anche qualche anno fa Porto Nuovo, anche con perché la Monassi tutti ricordiamo i veti incrociati della Monassi, i veti incrociati, le figure imbarazzanti di Marina Monassi in comitato dell'autorità portuale che erano una cosa pazzesca, non si poteva sbloccare niente. Con Zeno D'Agostino le cose sono andate bene. Allora, io penso seriamente che si debba fare le denunce, ma dopo deve esserci la parte della proposta. Allora, è evidente che l'opposizione, giustamente, adesso anche Marino è diventato opposizione, fa le critiche, dicono non va bene questo, non va bene quell'altro. Però la situazione è grave, quindi io per rispetto, ma cosa che avevi fatto in 5 anni? Per rispetto a quelle persone che stanno come Andrea Verone, io credo che bisogna essere seri, onesti, non fare promesse a vuoto, non dire sì, daremo questo, daremo 20.000 euro, faremo le commissioni, faremo i lavori di pubblica utilità a 100.000 euro al mese. Non esiste, bisogna fare delle piccole cose fatte bene e bisogna mettere in moto l'economia. L'economia si mette in moto con questi due interventi, Porto Vecchio e bene, Porto fermi. Nuovo. Dopo le repliche anche degli altri ospiti. Un minuto di pubblicità, ripartiamo da qui, vi aspettiamo. Ring, torniamo in diretta alle solite promesse, era un momento un po' concitato di agitazione anche sulle proposte. Allora, ripartiamo, sinistra che si commenta da solo, vi scrivono, va bene. Allora, Bertoli? Ma ripartiamo da proposte concrete, ripeto, al di là di questi discorsi aulici o delle statistiche, perché la gente non vive con i più e i meno dei percentuali. Ecco, aiutatemi, ho 50 anni, sono senza lavoro, consigliatemi qualcosa voi politici. Ripeto, è già fa specie, e mi dispiace dirlo, che in quest'oretta che abbiamo ascoltato chi ha amministrato la città per 5 anni, un sindaco che ha lavorato bene non avrebbe il minimo problema di dire quello che ha fatto. Questo non può dirlo assolutamente, perché se siamo qui ancora a sentir parlare di Porto Vecchio, di un emendamento che per il momento non ha fatto assolutamente nulla, vuol dire che c'è ben poco da raccontare. Servono soldi, sì è vero, servono soldi per poter fare quello che vuole e propone Marino Sossi, ma quello che si possa fare, si può cominciare subito, e questo è il primo provvedimento che faremmo, risparmiare 1 milione di euro al Comune di Trieste. Cioè, lo sapete come si fa? Come? Risparmiare 1 milione di euro? Non far uscire dalle casse comunali 1 milione di euro. Come? È quello che è costato lo staff del sindaco Cosolini in questi 5 anni. Staff personale, ma con voi le partecipate costavano 500.000 euro di più all'anno. Le partecipate, del comune costavano con il poltronificio di piazza 980.000 euro all'anno.
Roberto Cosolino è portato a 380.000 e Berto viene a parlare dello staff. Mi fa cosa stai dicendo? Lo puoi interrompere per cortesia? Perché... Questo lo ha ricordato anche ieri. Allora, cosa stai dicendo? Allora, capisco che ho toccato un tasto dolente, ma è vero, lo staff personale del sindaco Roberto Cosolino, esterno, perché su 2.700 dipendenti che ha il Comune di Trieste non ce n'erano tre che potevano svolgere quel lavoro, in questi 5 anni è costato un milione di euro di tasse che abbiamo si poteva... avuto una riduzione. Mi faccia finire eliminando i poltronifici che erano stati creati prima. Primo punto, abbiamo toccato un tasto dolente. Non c'è nessun tasto dolente, perché noi abbiamo eliminato il poltronificio vostro. Secondo punto, poi ci arriviamo alle poltrone vostre, ma secondo punto. Secondo punto, Ressani, posso andare avanti? Se tocco un altro tasto dolente mi interrompo di nuovo? No. Allora, secondo punto, tutte le consulenze esterne, quelle da 10.000, 15.000 o da centinaia di migliaia di euro che sono state date per rifare piani regolatori o piani del commercio che non sono serviti a nulla. Perché mentre voi invece il piano regolatore è proprio quando da notare. Avete fatto la battaglia con la vostra amici della Lega, che vi hanno silurato in consiglio comunale la scorsa volta. Adesso le dico una grande verità: in questa trasmissione danno la parola a tutti, basta non sovrapporsi perché a casa non capisco. Interloquisco con te. Ma io, guardi, interloquisco con la persona perché sono loro che ci devono capire. Guardi, io le sue idee le conosco benissimo. Ma bravo. Quindi il poter risparmiare per poter poi quello che si risparmia ridurre le tasse a carico delle imprese è fattibile. No. Porti pazienza e le faccio solo due proposte che tra l'altro le abbiamo già condivise in Consiglio Comunale e che faranno parte del nostro programma. Dagli appalti a chilometro zero, edilizia, servizi e forniture, gli appalti sotto soglia, che possono far cominciare a girare il lavoro in città per le imprese locali, questo, zero tasse locali per chi assume, perché chi assume fa un contratto, zero tasse locali, e questo è un altro provvedimento che in altre città ha funzionato, sono due piccoli provvedimenti che possono ridare fiato e ossigeno all'economia. E un terzo punto, che è una battaglia, e io lo dico, l'ho condiviso anche con Marino Sossi, mai più appalti aggiudicati dal Comune di Trieste, come quello delle pulizie e quello delle mense, dove le persone che guadagnavano 800-900 euro, adesso si trovano con stipendi di 200 e 300 euro. Mai più. Carini, su queste proposte? Allora, prima ho sentito Marino Sossi che diceva giustamente che contestava un vario operato di Cosolini. Ti chiedo solo una risposta secca, poi proseguo a dire quello che penso io. Ovvero, quest'anno le elezioni non supporterai più Cosolini, giusto? No. Perfetto. Anche dovesse andare al ballottaggio? No. Benissimo. Cioè, neanche il ballottaggio lei si spenderà. Allora, questo noi siamo nati come alternative per il Partito Democratico. Ti prego, solo quindi, questa risposta poi ti lascio, perché continuo, però avevo bisogno di questa importante cosa, perché è coerenza, questa è coerenza. La coerenza è fondamentale, secondo me, per poter pensare di governare una città. E la coerenza impone anche che dobbiamo pensare, al di là di proposte che sono buonissime su tutti i punti di vista, il Comune, ora che si prenderà in mano il Porto Vecchio, che è vista un po' come la panacea di tutti i mali, rischia fallimento. Diciamocelo chiaro, perché io non ho ben chiaro, perché nessuno ce l'ha ancora detto, qual è il mandato dato a Ernst & Young, l'advisor prescelto, per identificare il progetto e quindi anche gli investitori. Non è talmente ben chiaro che se dovesse per caso non andare subito in porto e non dovessero essere subito pronti gli investitori a cacciare denaro fresco, nel momento in cui queste aree passano al comune, costano 2 milioni di euro all'anno come minimo di gestione e sicurezza. Nessuno ci ha pensato a questo. E io sinceramente dico, come può riuscire Mister Anderson Cosolini a gestire questo tipo di situazione quando abbiamo organizzato la Color Run, nonostante le promesse carta canta anche che si era preso di assumersi come sindaco la responsabilità di 48 ore di snemanializzazione anticipata del Porto Vecchio, all'ultimo momento, quando io, in veste di presidente a Bavisela, mi ero assunto un impegno con RCS, Gazzetta dello Sport, ovvero per gestire 21.000 partecipanti che arrivavano in buona parte fuori Trieste all'interno del Porto Vecchio perché il sindaco voleva andare lì, non si è assunto la responsabilità di quell'onere che la prefetto aveva detto. Il comune si assume quei 48 ore di sdemanializzazione, cioè, civilmente e penalmente. Per la prossima Color Run. La scorsa Color Run. Ebbene, il sindaco si è tirato indietro, ha detto: io non posso impegnare nessun capitolo di spesa, e me lo dice una settimana. Allora, siccome Fabio Carina ha una parola e quella la vuole mantenere, con RCS, con 21.000 già iscritti, ha detto: ok, me l'assumo io.
era l'unica cosa. Io un misero presidente di una cazzo di Varisella, scusatemi perché mi è venuto veramente il termine positivo in questo senso, perché è stata cazzuta la Varisella in quel momento lì, si è messa in gioco, ma io mi sono messo civilmente e penalmente in gioco, perché il sindaco e il suo comune non è stato in grado di garantire l'onere di quella cosa lì e nemmeno il rimborso spese immediato, abbiamo aspettato 7 mesi per averlo. Quindi lei dice, ma io dico, questo costa, non può essere, non si può, vuol dire che non ha considerato niente di tutto questo, vuol dire che lui insieme a Miss Friuli stanno ragionando sulla pelle degli altri. Replico a tutti gli interventi precedenti, sì, da due minuti. Ecco, allora, a qualcuno. Coerenza, Carini dice coerenza. Beh, Marino Sossi ha votato per 4 anni tutti i provvedimenti insieme al PD, adesso si scopre in campagna elettorale che invece... Ho votato dei provvedimenti insieme al PD. Ma ora gli ho chiesto adesso. Non ho votato dei provvedimenti insieme al PD. Non hai votato dei provvedimenti, ma hai votato quasi tutti i provvedimenti. Adesso si scopre invece che Marino Sossi è antagonista al PD, quindi questo è curioso. Altra cosa, ma... parlava prima anche Bertoli del, diciamo, dei soldi pagati per le consulenze esterne, tra le quali io faccio inserire anche Ernst & Young. Ma il pagamento di quelle cose, cioè delle consulenze esterne e di Ernst & Young, è proprio funzionale al fatto, e ricordiamo che Ernst & Young è il primo advisor che c'è in Italia, non è che stiamo parlando di dilettanti allo sbaraglio, e opera in tutte le zone del mondo, Rio de Janeiro, abbiamo visto, eccetera. Il pagamento di quello è funzionale ad individuare degli investitori che non facciano poi accadere quello che dicevi tu, Carini, cioè di dire 2 milioni di euro. Per questo vanno pagati quei soldi. Perché Forza Italia ha fatto la polemica, vengono dati 100.000 euro alle stelle. Ma perché vengono dati quei soldi? Quei soldi sono un investimento di garanzia per poter avere poi dei grossi capitali. Ricordo sempre Microsoft, che è uno dei papabili investitori in quell'area, dei grossissimi capitali, fatti con un profilo di correttezza e di investimento immediato. Per quello quegli investimenti esterni sono importanti, non sono soldi sprecati. A Bertoli rispondo, prima con la gestione di piazza 980.000 euro all'anno venivano date per le poltrone degli amici e degli amici degli amici della cricca di piazza. Il sindaco Roberto Cosolini ha ridotto le partecipate a 380.000 euro all'anno. Quindi ci sono state fatte un grosso risparmio. Questo intervento, come altri diversi interventi, rientrano poi nelle maggiori entrate del comune, che sono un merito del comune, perché se il comune ha amministrato bene come ha fatto, ha una spesa in più. Poi tu hai proposto due ricette che posso invece considerare quello che dicevi sulle imprese, sulla impresa chilometro zero. È una proposta politica seria quello, ma non diciamo che il pagamento di una consulenza di qualità è un pagamento sbagliato, perché la consulenza di qualità ci aiuta poi a fare le cose bene nel merito, invece di improvvisarci e di darla a politici o politicanti. No, ma guarda, sei scusato solo per un motivo, perché non essendo in questi 5 anni in comune, veramente credi alle favole che le racconti. No, ma io leggo i bilanci, a differenza di lei, forse lei vota per il partito preso sulla base del diktat di qualcuno e io leggo le cose, quindi lei non so se ha letto il bilancio o se li ha capiti. Guarda, io non ho mai letto un bilancio in questo comune, no, non lo so, ma le posso garantire che quei bilanci in comune fatti appunto da questa maggioranza hanno tirato fuori ogni anno dalle tasche dei triestini e delle imprese triestine, mi lasci finire, poi intervenire, ogni anno 50 milioni di euro di tasse in più ogni anno. Mi faccia finire, impari, un po' di pazienza, per rispetto dei testatori. 50 milioni di euro di tasse all'anno in più per 5 anni, 250 milioni di euro in questi 5 anni di tasse in più uscite dalle tasche di triestini, delle imprese. Adesso lei mi dica con la massima onestà intellettuale, se ne è capace, se a Trieste si sta meglio oggi o si stava meglio nel 2011? Io le dico molto, molto tranquillamente, io credo che nel 2011 si stesse a livello di condizione economica generale assolutamente meglio. È proprio questo quello che io rimprovero a Roberto Di Piazza, cioè quello di pensare di poter governare, di poter fare delle attività. Sì, ma non è che si stava meglio perché Cosolini ha amministrato male. Cosolini ha amministrato benissimo. Il problema è che c'è stata, forse non te sei accorto, una crisi economica. Le entrate in più che tu segnali sono
entrate che derivano da aliquote fissate dai governi allora, centrali. Aspetti, che Ressani, che nel 2012 il governo Monti, sostenuto anche dal tuo partito, non sa che le tasse comunali, le aliquote li fissa il comune. Ma no, su certe cose non è che la tassa rifiuti, non sa che lo Ma su cosa fissa l'aliquote? L'occupazione del suolo pubblico, Ah, perché quella è un'entrata che porta 50 milioni di euro all'anno. Non sa che lo fissa il comune. Ma cosa stai dicendo? Non sa che le tasse sulla casa c'è un minimo e un massimo. Quindi tu stai dicendo che praticamente il comune non si è attestato sul minimo. No, non si è mai attestato sul minimo. Ma cosa stai dicendo? Allora non hai letto le carte. Ma forse non hai letto le carte. Fermi, Slocar. No, io mi sto rendendo conto che ho vissuto in 5 anni in un'altra città, perché se loro hanno il coraggio di dire che Cosolini ha lavorato bene in questi 5 anni, viva Dio, o sono loro pazzi o sono pazzo io, perché basta andare in giro per Trieste e rendersi conto e parlare con la gente, per non parlare poi della situazione della povertà. Noi abbiamo tutta una serie di situazioni, di casi che si verificano e che abbiamo un termometro in quel gruppo, in quell'associazione con Alberto Costoris, dove vengono segnalate quotidianamente delle situazioni che, di persone che non vanno in comune perché purtroppo non hanno ascolto, perché o per l'ISEE è troppo alto o per altre cose, ma non hanno neanche da mangiare. Per non parlare dei ricreatori, adesso abbiamo fatto una convenzione con i campionissimi, con Matteo Medani, che si svolgerà a Rocco per aiutare. Il reddito di cittadinanza è stato approvato dal consiglio regionale a guida Serracchiani. Com'è, scusa? Il reddito di cittadinanza. No, forse non. Vedi, siete lontani dai cittadini. Cioè io sto parlando di povera gente, della regione. No, ma ti sto dicendo di quello, perché quello è uno strumento che dà dei soldi alla povera gente, o no? Ma ho capito, ascolta un attimo, il discorso è molto semplice. L'impoverimento di Trieste è sicuramente frutto anche di un'azione nazionale e internazionale, soprattutto nazionale, perché la tassazione, perché tutta questa realtà dal 2011, quando è stato fatto questo golpe bianco in Italia con l'aiuto del grande Presidente della Repubblica Napolitano, e abbiamo portato su dei tecnici, dei tecnocrati e non votati, come non è votato il vostro segretario di partito, e ci ha portato in questa situazione dove è riuscito a creare della povertà, e creare la povertà anche futura, perché come parlava giustamente prima Marino, il Jobs Act è un atto di una viltà nei confronti degli operai così grande che dopo tutte le lotte operaie che sono state negli anni 60-70, l'emancipazione dell'operaio Che lo statuto dei lavoratori di Gino Giugni 40 anni dopo forse non è più attuabile. Benissimo. Non è più attuale, scusami. Quindi facciamo, è meglio così, che le signore delle mense, invece di prendere 800 euro, prendano 200 euro e a calci in culo fuori il giorno dopo. E questo che guarda che sono state fatte, è questo tipo di società. Sono state fatte anche le stabilizzazioni. Ma che stabilizzazioni? Sono state fatte anche le stabilizzazioni. Guarda, e poi tornando sul discorso della povertà, noi abbiamo veramente un e per questo secondo me loro non vivono la città, non si rendono conto. Girare per la città oggi ti rendi conto della grande miseria che c'è, ed è una miseria rispettosa, silente, nessuno parla di questa cosa qua, e i poveri non hanno voce, come diceva prima giustamente La Barcola sta chiudendo un distributore, vero? L'abbiamo letto e parlato di benzina, e molti altri sono in sofferenza, nessuno parla. Perché si è parlato per anni si parlava di anni di Ferriera, abbiamo parlato di Godina, di Marchi Gomma, dei piccoli negozi a conduzione familiare che non ce la fanno più, di tutte queste realtà qua che mandano a catafascio e hanno mandato a catafascio l'economia della città. Se non avessimo Allianz, Generali e quattro enti regionali, Trieste non esisterebbe più. Allora, Sossi, qua chiedevano via sms, domanderei la stessa cosa poi a Carini, per le aziende, una ricetta diciamo per aiutare le aziende di questa città. Io credo che, come è stato fatto in tante zone d'Italia, ne abbiamo discusso, c'era anche, dico per onestà intellettuale, non perché questo, oggi ci scambiamo, però c'è stata una mozione sulle fiscalità di vantaggio. Sono zone in questo paese che hanno le fiscalità di vantaggio e magari non sono confinanti con situazioni dove oggettivamente, come parlavamo dei distributori, no? È difficile. È stato portato avanti proprio da Federica, quindi, una richiesta di fiscalità di vantaggio per la città di Trieste. Credo che
bisogna ripartire da un ragionamento semplice collegato al fatto che questa città ha pagato un prezzo enorme subito dopo guerra, no? Avendo tagliata la provincia, è stata ridotta in un enclave qua dentro, dove in effetti formalmente è vero il fatto che c'è una tassazione che è importante e c'è anche una concorrenza oltre confine che è altrettanto importante. Quindi io ritengo che bisogna ripartire a fare un'analisi insieme al governo nazionale, visto che, mio Dio, ma siamo tutti collegati come coi pianeti, come parlavo allineati coi pianeti, ma sì, ma c'è sempre probabilmente c'è qualche ago che è imperfetto, no? Perché gira così, ti aghi come girano, siamo allineati o uno strabico deve mettersi gli occhiali, perché secondo effetti, me ha superato Bersani con le figure retoriche, come ha superato Bersani, io devo dire prima citavo quella del sacchetto perché, per respirare ormai Sossi io non mi, no allora perché? Certo, io rispondo anche a lui, certo, io ho votato alcuni provvedimenti, io ho fatto un patto e sono abituato a rispettare i patti, siamo stati votati dalle persone, no? Credo però che su alcuni provvedimenti importanti il PD non si è mica tirato indietro di votarmi tu contro tutte le mozioni sul Job Act, tutte le mozioni, l'ultima mozione sulla difesa della Costituzione, tutte le mozioni sulla Ferriera, sempre contro, sulle azioni ERA. E sulle azioni aeree di cui giurello 51% fermi. Sempre allora, dopo sei mesi. Adesso vi facciamo ascoltare, siccome anche Mario Sensi prima citava la questione della sanità, cosa ha detto oggi il segretario del partito di Forza Italia in regione, Sandra Savino, sul tema della sanità e la riforma voluta da Deborah Sanacchiani e gli effetti, dice lei, su Trieste. Poi vi presentiamo un altro ospite che ha una storia da raccontarci. Intorno alle 11 c'erano 70 pazienti tra il Maggiore e Catinara che non potevano essere trasportati perché mancavano le barelle. Quindi tenuto conto anche dei pazienti ricoverati e non allocati nel reparto di competenza ma ospiti nei vari reparti proprio perché i reparti di competenza non hanno posti letto, credo che tante cose messe insieme diano l'immagine di una sanità che è arrivata al limite. La strategia che la Giunta Serracchiani aveva messo in piedi rispetto anche a eliminare, no, la frequenza di accessi al pronto soccorso, mi pare che è fallimentare. Dal 1 gennaio ad oggi abbiamo un aumento del 10% di accessi al pronto soccorso, farebbe bene quindi la Giunta a fermarsi, a riflettere su questa riforma che è contestata non solo da Trieste ma da tutta la regione Friuli Venezia Giulia, cercando di trovare rimedio per non far patire ai cittadini questi disservizi che sono intollerabili. Allora, torniamo in diretta. Io non conoscevo Solidarietà Nazionale, devo ammettere, mi fa molto piacere. Margherita Lauria, tu sei la rappresentante qui a Trieste, giusto? Sì. Perché ha una declinazione anche in città e sei una di quelle persone che ha contattato i nostri ospiti delle scorse settimane. Per aiutare la signora Gabriella. Cosa avete fatto, posso chiederti? Se... Abbiamo contattato la signora Gabriella, l'abbiamo chiamata e si è dimostrata particolarmente entusiasta del nostro aiuto. E la sera stessa, quando l'abbiamo chiamata, siamo riusciti a consegnare un pacco con generi alimentari per aiutarla nella sua situazione. Chi siete e cosa fate? Siamo un'associazione senza scopo di lucro che sostanzialmente organizza raccolte alimentari nei supermercati qui del territorio e dopo il ricavato va distribuito alle varie famiglie in difficoltà. Da quanto lo fate? Dall'iniziativa è nata a gennaio qui a Trieste e praticamente da marzo. Ma perché lo fate? Perché vogliamo aiutare tutte le famiglie. C'è bisogno quindi? Direi proprio di sì. Sono famiglie triestine, sono famiglie... Famiglie italiane, visto che siamo nel territorio, famiglie triestine più in particolare. E come le selezionate? Le abbiamo selezionate tramite contatti che ci sono stati date, alcune si sono rivolte a noi direttamente e adesso ci stiamo appoggiando anche alla Chiesa. Perché per esempio la signora Gabriella aveva detto che era costretta a rivolgersi alla Chiesa per andare a mangiare. Per andare a mangiare, sì, lo aveva detto. Ma sai, avrai saputo forse, insomma, che c'è stata anche un po' di polemica sulla scelta delle persone, delle famiglie a cui destinare la spesa sospesa, diciamo, l'assessore Pomulani ha risposto. Hai visto? Cosa ne pensi? Sì. Qualcuno dice anche del sostegno al reddito della regione, andato a... Non sono particolarmente d'accordo con la spesa sospesa perché non sai bene a chi viene indirizzata, per di più. Cioè tu sei un cliente, vai al supermercato, paghi per lasciare determinati generi, però non sai effettivamente a chi viene indirizzato.
non hai un contatto diretto con la persona. Mentre Solidarietà Nazionale ce l'ha, perché noi raccogliamo, distribuiamo e soprattutto lo facciamo porta a porta. Ma non ho capito, cioè sono persone che vi contattano, sì, o le avete segnalate dalla Caritas? No, assolutamente no. Alcune ci sono state segnalate, però... E altre ci hanno contattato direttamente. Però non erano realmente bisognose? No, sì, assolutamente sì. Okay. Però non ci siamo appoggiati alla Caritas, non da altre associazioni, da privati. E altri si rivolgono a noi. Adesso abbiamo avuto un colloquio proprio oggi con il parroco di Barcola. Con il parroco di Barcola. E ti torno a chiedere questa cosa. Sono più italiani, sono più stranieri, hanno bisogno tutti e due? Che differenze ci sono per quella che è la tua esperienza in questi mesi? Per ora si sono rivolti soltanto italiani e noi vogliamo continuare ad aiutare solo loro. Perché? Perché... sì. Perché no? Ne vedo tante, grazie a questa iniziativa sono entrata proprio a contatto diretto con il disagio e ho visto che queste famiglie sono state per di più dimenticate, anche dalla stessa amministrazione. Tu pensi che... cosa ti raccontano a proposito? Cosa ti dicono? Quali sono le loro esperienze? Mi raccontano per esempio che il lavoro è particolarmente ostico, anche perché sono persone di una certa età, persone che non hanno possibilità di trovare un nuovo lavoro, di reinserirsi nel mercato del lavoro. Come Andrea, non so se tu hai visto all'inizio serata, abbiamo raccontato la storia di Andrea Verone, che ha 48 anni e fuori dal mercato del lavoro da tanti anni. Certo, perché quando raggiungi una certa età cosa puoi fare? Si richiedono risorse giovani. E dunque il lavoro non funziona, oppure ci sono diminuzioni degli stipendi, con questo non riescono ad arrivare a fine mese, c'è chi ha figli anche piccoli, figli adolescenti, che comunque devono andare a scuola, hanno i loro bisogni. Tu credi che, come almeno pensiamo noi, non si raccontino queste storie e che ci siano a Trieste? Queste storie ci sono a Trieste e probabilmente alcune vengono raccontate anche da voi, come avete raccontato quella della signora Gabriella, però non tutte. Devo dire che non pensavo che la situazione fosse così vasta. E secondo te la città ne ha una percezione o no? Ne ha un'idea? Sì e no, però anche se ce l'ha magari si fa finta di non vedere. Ecco, vedi, senti, è quello che pensiamo noi da anni, ma è difficile anche incontrare queste persone e convincerle a raccontare che possa andare... Sì, anche perché potrebbe scattare la vergogna, no? È quello il problema, però se non le raccontiamo... Non si ottiene niente, vero? No. Che impegni avete quindi? Voi fate all'esterno dei supermercati e raccogliete all'esterno dipende dal supermercato come ci danno le autorizzazioni, raccogliamo, praticamente ci mettiamo lì con due bandiere, sì, con due carrelli, la bandiera della nostra associazione, gli adesivi, i volantini con i nostri contatti e spieghiamo alla gente quello che facciamo. Se la gente ci crede, aderisce. E lascia magari, e contribuisce, un pacco del caffè, giusto questo? Pasta, caffè, latte. Colletta alimentare. Sì, e poi iscatoliamo tutto e distribuiamo alle famiglie. In un punto oppure li portate a casa? Portiamo a casa. Copriamo più. Quante famiglie avete aiutato fino adesso? Una decina. Senti, prossimo... Anche perché l'iniziativa è partita da poco. Prossimo impegno? Quando sarete? Dove sarete? E prima vogliamo... distribuire tutto ciò che abbiamo raccolto un mese fa e poi il prossimo mese organizzerò un'altra raccolta. Va bene. Dottor Avarino, sì. Posso fare una domanda? Sì, prego. Ma se una famiglia residente a Trieste ma non di origine italiana, non italiana, si rivolgerà a voi, darete aiuto a questa famiglia o rispingerete? Ci pensa il comune. Esattamente. Non ci pensa il comune. Ci pensa il comune. Siccome un'associazione di solidarietà, esatto. Volevo saperlo. Innanzitutto si chiama Solidarietà Nazionale, quindi aiutiamo i nostri connazionali. Poi mi sembra che gli extracomunitari siano già abbastanza aiutati. No, potrebbe essere una famiglia comunitaria, una famiglia solidale. Cioè dice una famiglia che abita aiutiamo qui. Aiutiamo soltanto famiglia residente. No. Soltanto famiglie triestine. Bene, grazie. Siete famiglia legati. Triestina non vuol dire che siano solo italiani. E questo sto dicendo, Carini. Triestina non è solo italiano. Questo sto dicendo, Carini. C'è la comunità serba, c'è la comunità greca. C'è la comunità ortodossa, c'è la comunità ebraica. Questo sto dicendo, Carini. Triestino italiano, dite. Un italiano che abita a Trieste, anche perché io non sono triestina, quindi. Vabbè. Siete legati a qualche partito? Glielo chiedo per. Parti sì. No, in realtà no, siamo un'associazione apolitica, questo non ci vieta di aderire a ideologie di alcuni partiti, però sostanzialmente portiamo avanti il nostro impegno senza ingerenze della politica.
Va bene. Grazie Margherita Lauria. Prego. Buon lavoro. Allora, sì, immagino che questo... Mi posso riagganciare un attimo su questo? Perché come ben sai, il gruppo dal nome impronunciabile, e ormai sono già 2 anni che stiamo lavorando e stiamo veramente cercando adesso con una forza propulsiva ulteriore, proprio aiutando tantissime famiglie. E si è subissati di telefonate, perché come parlavamo con Bertoli, il problema soprattutto è la dignità di queste persone. È difficile riuscire a entrare nelle vere tragedie familiari che ci sono, la gente non ha neanche da mangiare, quindi è vero che poi mi ha colpito la determinazione, diciamo, di Margherita Lauria e di questa solidarietà nazionale, che dice, insomma, italiani, solo noi aiutiamo tutte le persone che vivono su questo nostro territorio. Bravo. Certamente va detto in termini assoluti, l'extracomunitario è sicuramente più tutelato. Più tutelato. Sossi, cosa dice lei? Io credo, insomma, adesso io non voglio parlare di Dio, ma un gruppo che si chiama Solidarietà e Solidarietà, non può essere nazionale. Bravo. Ma infatti, insomma, Solidarietà, bravo. Questo significa che... No, se, infatti noi se chiamiamo oggettivamente parliamo oggettivamente, no, è dato, se sì, uno è residente a Trieste, lavora a Trieste, trova difficoltà, è residente in questa città, se uno mi occupa di solidarietà. Questa è una pagliacciata, questa ragazza. Bravo Carini, è stata una pagliacciata. Aspetti Carini che la microfoniamo. Bravo, Carini. Adesso. Aspetti, bravo, che adesso la microfoniamo, perché concordo, no, con Carini al 100%. Allora, sì, ma aspetta, dopo ti spiego anche perché. Sì, sì, dopo. Vediamo dopo. Cioè, quindi non so, questi vanno a chiedere un aiuto nei supermercati. Io onestamente penso, no, quanti di noi hanno dato questi aiuti? Dopo non so se questi aiuti sono, no, inscatolati, dicono, allora tu ti fotografo, sei tutto, come ti chiami? Certo che il nostro gruppo qua è una questione fuori dal partito, che sia ben chiaro, non voglio mescolare due cose, però si fa veramente una disamina di chi e come ha bisogno, no? E si aiuta le persone in termini concreti e controllando a chi si danno questa realtà, no? Ecco, okay. Quindi non è una cosa però buttata così. Allora, mi credo che alcune situazioni, alcune cose, no, vanno al di fuori, uno fa col copione, però credo che onestamente uno che è residente in questa città, che lavora in questa città, al di là del colore che ha, di cosa fa, no? E si trova in un momento di difficoltà, va aiutato. Bravo. Punto. Bravo. Non è che possiamo dirgli fare la prova del sangue a vedere, no, se che colore è, ma insomma va aiutato, punto. È residente, vive qua, lavora. Marino, va anche detto una cosa, che comunque l'extracomunitario ha delle strade preferenziali, che piace o no, ma se è così, Marino, tristemente dito, anche non volontariamente, ma così se è. E la percezione delle persone è proprio questa, ma non perché noi instighiamo la cosa, perché se è vero. In un momento di crisi economica pesanti, questi sono gli schemi antichi. Vabbè, gli schemi antichi del prima della guerra, no? Allora trovi la gente che non racconta le storie con le sociali anche per paura di ritorsioni, è vero. Invece, secondo me non bisogna trovare il nemico in questa situazione. Cioè, io credo in momenti di difficoltà, come diceva Marino Sossi, se c'è una famiglia residente a Trieste che produce lavoro a Trieste, che ha i figli che crescono a Trieste, io credo che un'associazione solidale seria debba prefiggersi lo scopo di aiutarla. Da questo punto di vista, un'associazione che mi dice io aiuto solo chi ha il marchio italiano di fabbrica, non aiuto, mi fate rivedere quelle sms, serve, che non abbiamo letto tutto, nulla a fare solidarietà. Carini, perché dice una pagliacciata la solidarietà nazionale? Una pagliacciata, perché io trovo una vergogna, cioè quando qualcuno dice devo aiutare, aiuto solamente un italiano. No, questo non ci sto, perché siamo a Trieste. Allora, Trieste è in Italia ed è indissolubile, ma è non solo Italia. Trieste è non solo Italia, perché il triestino arriva da tutte le parti. Il triestino è un fantastico esempio di incredibile integrazione, di incredibile multiculturalità, di incredibile multietnicità. E allora dobbiamo dire, vogliamo aiutare i triestini? Sì, tutti i triestini. Questo bisogna fare, perché uno mi dice no, solo quello italiano, altrimenti quello è serbo, non lo aiuto. Ma siamo folli? Allora Trieste deve vivere grazie a questa sua speciale identità. Però non sono d'accordo, cioè, e parimenti dico, è vero che finora attraverso il comune aiutiamo tantissimo quelli che sono gli extracomunitari,
a sfavore dei triestini, extracomunitari, non triestini, ma che arrivano qua senza avere gli stessi diritti dei triestini. Ma per me un triestino ha gli stessi diritti indipendentemente da che nazionalità. Io conosco famiglie spettacolari, famiglie serbe, famiglie di tutti i tipi delle nostre zone, croate, bosniache, che vivono qua, che lavorano, i figli che sono perfettamente integrati, che fanno parte della nostra comunità in maniera incredibile. E lo sappiamo perfettamente. Più di Berto non abbiamo, ma è vero, di più. Ma questa è la grande vivacità di Trieste. Trieste ha avuto una grande sfiga, vivere per decenni di assistenzialismo. Per cui la gente è vissuta nell'oblio, tranquilla, certo, che arrivava. Non abbiamo formazione, non abbiamo conoscenza sull'accoglienza, non siamo capaci di avere idee, di metterle in pratica, fare impresa giovane non esiste. Certo. Perché allora ecco perché dobbiamo puntare tutto sui giovani, ragazzi, dare loro tutte le possibilità di creare un'impresa con tutti i sostegni possibili, perché se creano loro impresa aiuteranno anche i cinquantenni a trovare lavoro, perché gli daranno il loro lavoro, che non lo trovano più perché non hanno più la forza di creare un'impresa da solo. Ma questo dobbiamo prima creare l'orgoglio, dobbiamo rimotivare la gente. Trieste non è solo andare sul scoglio, Trieste vuol dire veramente fare in modo di dialogare con la grande Europa, non con Porpetto e Cividale, di cui sinceramente mi interessa solamente perché sono bellissimi paesi, ma invece in chiave triestina dobbiamo andare con le grandi capitali d'Europa, dobbiamo andare a Tallinn, Praga, dove non ci sono i voli, perché l'aeroporto Friuli Venezia Giulia di Ronchi Legionari è completamente morto, sepolto, ha dimezzato e non c'è nessuna prospettiva di crescita. Abbiamo una ferrovia penosa e quando Miss Friuli continua a raccontarmi cagate sulle sue sviluppi delle infrastrutture, sono veramente delle cose inascoltabili. Perché cioè non crede a quello che dice Deborah Serracchiani. Ma quando? Perché? Ma quando farà? Cioè da cinque anni che stiamo parlando non c'è niente, non c'è nulla. Ma poi soprattutto adesso il Porto Vecchio è domani al comune. E domani cosa c'è? Cioè, noi stiamo parlando che sarà una grande panacea, ma se noi siamo 200.000 a Trieste, ok? Allora se si sposta tutta la vita in Porto Vecchio, cioè da dove arriva questa gente? 50.000 persone dovranno arrivare da qualche parte. Abbiamo fatto un progetto, cioè nel mandato che abbiamo dato a Ernst & Young c'è un progetto per attrarre 50.000 persone su Trieste. Se c'è, ok, è fattibile, ok, ma al momento io non ho nessun tipo di questa risposta. Allora chiedo, siccome si è occupato il signor Mr. Anderson Cosolini, allora ci dica esattamente qual è questa possibilità di arrivare a questo grande progetto, perché io in quel caso là gli dico ok, se il nostro nuovo sindaco. Ma non ha idea lui non ha idea, purtroppo non ha idea, come non ha idea con la ferriera, oppure ha un'idea geniale con la ferriera. Ma comunque chiunque, no? Anche se non è lui, dobbiamo tutti allora lavorare su questo progetto, sì, perché devono lavorarci gli advisor. Ma come hai detto tu, è impensabile, se non si pensa a portare 50.000 persone, è inutile neanche progettare questa realtà. Ma tu, il vostro partito mi pare lo abbia detto fin dall'inizio, non tocchiamo nemmeno Porto Vecchio. Poi si allea con Di Piazza che dice ma se non partite neanche dalle condizioni di quante persone, a parte non so cosa farete, se la condizione qua non deve essere scrivere quanti nuovi triestini. Sai cosa avrei voluto? Avrei voluto una campagna elettorale con al posto di Cosolini, che è assolutamente inefficace, incapace, avrei voluto vedere Russo, perché allora potremmo dialogare almeno su temi, su progetti, una persona che ha una visione. Invece Caolo l'avete affossato, l'apparato ha fatto vincere un incompetente. L'apparato non ha le palle per votare. Sossi dice si è affossato da solo Russo, hanno votato 7.000 elettori. Quando ho visto la foto della spiaggia di Barcola, no, a Trieste è uno che viene che dici no, che Barcola ha sbagliato, doveva mettere Giarina e gli ha risolto il problema. Credo che oggettivamente quello, non so chi l'ha consigliato, spero qualcuno che non gli voleva tanto bene. Credo che in questa città dire che il posto a Barcola, no? E sai che una settimana dopo è sparita tutta la spiaggia a Grado. Volevo capire quanti barconi di spiaggia doveva arrivare. Però avevo il coraggio di fare qualcosa, dai. Quando un sindaco a distanza di 5 anni ripropone un altro progetto che non va portato avanti, come Melara, preferisci un sindaco come Cosolini? Che prendi per culo la gente? Perché sta prendendo per culo la gente, con la storia di Melara, c'è una presa per il culo. Allora, fossi Cosolini, non mi avvicinerei a Melara. Prima di mettere dentro Cosolini, penso, bisogna, come diceva Pennac, un grande scrittore francese, che ha costruito quelle periferie con quelle idee
no, da super bunker, da bunker, no? Perché in effetti i problemi sociali poi in tutte le periferie del capitale si esplose, e che avevamo la città nella città, no? Certo. A Bruxelles, a Parigi, quei ragionamenti li mette come la Germania dell'Est. Poi quella volta era Cernienko e li metteva tutti là dentro. No, mi credo che quelle persone, allora oggettivamente, no, Cosolini insieme anche a Giulio Lauri e anche quella volta il SEL è andato dicendo che faceva, isolava le case perché il problema era questo, sì. C'era nel programma elettorale. Allora oggettivamente io credo che sia sbagliato tirare fuori dopo 5 anni dire che è a Melara, perché 5 anni allora o torna dopo 6 mesi gli dice il patto di stabilità che lo ha inventato gli extraterrestri e quella non riesco più a mandare niente dentro, perché è arrivato uno dell'Enterprise 5 anni con Cosolini, due orecchie e mi ha detto non toccare i soldi anche se sei un comune. Allora Ressani replica. Anche su Porto Vecchio diciamo l'opportunità di portare 50.000 persone ma no, che rispondi su Melara che mi metto e poi Melara amorosa, ha grande cuore, un grande nessun apparato, hanno votato quasi 7.000 elettori, quindi vuol dire le truppe camellate si chiama quella. Basta vedere che nel 2011 quando ci furono le truppe camellate dell'apparato, quando ci furono le primarie di coalizione votarono 4.300 persone. E non era truppe camellate nel 2011. No, che aveva messo comunque questa volta hanno votato 7.000 persone, quasi 6.800, quindi mi pare quello sia stato un momento di democrazia estrema. Poi so che Carini avrebbe voluto a tutti i costi che vincesse Russo, però questo è stato l'esponso. Sarebbe stata una novità per essere voluto anche tu, magari, perché sei una persona intelligente. Magari si verificherà la stessa cosa con le aspettative di Danilo Slocar, Everest Bertoli, che credono che vincerà il centrodestra. No, non è che crediamo, vinceremo il 5 giugno. Verrà riconfermato un altro tipo di partito, verrà riconfermato chi sta guardando. Vedremo. Guarda, tranquillo, non succederà. Guarda. Sul discorso della preoccupazione che manifesta Carini, che secondo me però coglie il centro, coglie l'obiettivo, perché questo è, mi piace quando lui dice ci sono queste problematiche. È vero, io credo che sia necessario dare un contenuto politico, ed è quello che secondo me è compito che anche il Partito Democratico faccia in maniera più intensa e più incisiva, a quello che si farà al di là nel Porto Vecchio, al di là dei dettami, degli studi e delle verifiche che saranno fatte da Ernest, saranno presentate tra pochi giorni. Cioè io credo che su questo, e penso che anche gli altri partiti politici dovrebbero farlo, è necessario dare un'impronta politica a quella zona, cioè si possono allora, fare diversi. Quindi un'analisi, un progetto che sia politico. Voi avete trovato un'intesa su Porto Vecchio? Perché una delle critiche che vi muovono sempre dal centro-sinistra è questa: la Lega ha un'idea, voi un'altra. Ma guardate che la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista di Piazza, eccetera, eccetera. Vedi quanto democratici siamo noi. Sì, chiederò a Bandelli se siete tanto democratici a Paolo Rovis. Grazie. Ma noi non c'entriamo niente con Paolo Rovis. Bandelli, scusa. Se siete tanto democratici. Chiediamolo a loro, facciamo una cosa. Lei pensi a Russo? Lascialo a noi. Ci pensiamo noi. Ripeto, abbiamo una visione comune per il futuro di questa città, lo abbiamo amministrato molto bene tra il 2001 e il 2011, lo sappiamo fare e lo faremo dal 2006, dopo il 5 giugno, anzi 19 giugno, perché io sono convinto che poi alla fine si andrà al ballottaggio. Ma al di là di questo, cerchiamo di non tirare sempre in ballo la storia del Porto Vecchio tra Forza Italia, Lega Nord e Piazza, che abbiamo idee diverse. No, noi abbiamo un'unica idea. Qualsiasi risorsa, qualsiasi meccanismo che possa rianimare questa città e la possa svegliare dal sonno dove ci avete calati, Perché c'è una lista, lo dicevamo all'inizio Ring questa sera, c'è una lista di cui tutti parlano. E vi facciamo vedere quali sono le proposte programmatiche. Chiedo ai ragazzi se hanno preparato quelle foto. Eccole qua. Come si chiama? Ancora Trieste. Dobbiamo togliere però l'SMS, dopo lo rivediamo, questo SMS. Basta con i rimborsi elettorali, i professionisti della politica li vogliamo anche a noi dilettanti. Questa vedete la lista cinica Ancora Trieste, chiaramente è finto, insomma. Però vediamo quali altre proposte comiche,
fanno, ci sono 5 o 6 diciamo, di questi cartelli. Vogliamo governare Trieste con fermezza e immobilità. Votateci, ma con calma. C'è la Trieste bella del sarebbe calma, perfetta sì. Per Cosolini, insomma, questo slogan. Votateci, ma con calma. Basta a questo punto, Franco, noi vogliamo il punto fermo, secondo me, la più bella di tutte. Vi ricordo, Ancora Trieste, stanno facendo anche su Facebook, insomma, hanno questa pagina. Creeremo un non-sepolo tecnologico, un centro di ricerca alla retroguardia. Quindi non alla ma devono essere vicini al PD questi qua, eh? Perché dici? Perché volevano guardi fare... Guardi questa, istituiremo una pork authority per risolvere il problema dei cinghiali in Porto Vecchio. Ma loro... Secondo me questo è meraviglioso. Ma è veramente la campagna elettorale... Guardi dove siamo, vediamo le cose in positivo, meno erba e begonie e Miramare vuol dire meno zecche e insetti molesti. Miramare, com'è finita? Credo che questo sia l'ultimo, no? Credo fosse l'ultimo, vediamo se c'è un altro, sì. Com'è finita Miramare? Rivediamo le begonie finalmente nel posto in cui speravano finissero i triestini. Vediamo. Siamo felici che la cosa si sia risolta positivamente. Noi avevamo fatto un gesto, un po' di proteste, un po' d'amore, è stato compreso la nostra reale intenzione e non possiamo che essere lieti. Hanno finalmente trovato casa nel parco di Miramare le 360 begonie donate da oltre un centinaio di triestini che domenica scorsa hanno risposto all'appello lanciato da un noto gruppo Facebook fondato da Alberto Costoris. Dopo la querela innescata dalla decisione della soprintendenza di declinare, diciamo così, l'offerta delle piante in quanto la loro collocazione veniva giudicata inopportuna e l'invito ai triestini di venire a riprendersele, stamane il cambiamento di rotta. Potevamo mettere nel parterre per motivi tecnici, erano un numero insufficiente e rischiavamo una contaminazione. Qui in piazzale davanti al castello riusciamo a abbordare questa aiuola a lato e le abbiamo già messe quelle più grandi sotto la fontana delle Amazzoni. Anche i lavori di riqualificazione del parterre davanti al bar, che rappresentava la destinazione originale delle begonie da parte dei Motumaraini, cioè i membri del gruppo, sono a buon punto. Abbiamo quasi finito i lavori, adesso mancano alcuni dettagli tecnici, abbiamo ripristinato le aiuole, le macro aree, quelle più grandi, con i soldi che avevamo, abbiamo messo 770 metri lineari di bosso, in tutto ne servono 2200, ma adesso con i soldi dei biglietti riusciremo a programmare la nuova configurazione del parterre. E sono proprio gli incassi della biglietteria ad aver rappresentato la svolta nella manutenzione del parco. Dall'anno scorso, da quando arrivano le riassegnazioni dei biglietti, noi abbiamo un flusso economico sufficiente e lo abbiamo dimostrato. Abbiamo speso tutti i soldi, abbiamo già risanato 15.000 metri quadrati di sottobosco e di bosco e abbiamo finito la parte nascosta del nostro lavoro. Adesso con la riposa del parterre riusciremo, ed è già previsto anche per quest'anno, la consueta messa a dimora delle fioriture. Una estiva e una invernale. Questa volta begonie, la prossima margherite o qualche altra specie? Ma no, speriamo che non ci sia bisogno, speriamo che chi è competente per il parco finalmente ce lo riporti nelle condizioni che noi tutti le abbiamo conosciute. Così è finita la polemica, no? Quindi bene. Sì, bene, perché sono stati costretti a rimangiarsi quello che hanno detto in realtà. Al di là del comportamento è stato inaccettabile, perché dei funzionari che percepiscono da noi tutti quanti i soldini a fine mese la paga, risposte del tono che avevano all'inizio sono francamente inaccettabili. Grazie a cielo è finita così. Io mi sono così. Espresso fin da subito, ho visto Danilo, sul fatto che ritenessi l'atteggiamento iniziale di Caburlotto, del dottor Caburlotto, inaccettabile. Non è neanche dottore, credo. Sì, dottore. Beh, ma penso che non è un dottore, non fa queste medico. Il dottore non fa diagnosi di sto tipo. È tale da richiedere un suo licenziamento seduto a stato, ho detto io secondo inaccettabile. Me. È una vergogna che i triestini che hanno portato un po' di primavera in quel parco bellissimo, in quella perla stupenda che abbiamo, che è un vanto per la nostra città,
non abbiano potuto avere subito quei fiori lasciati lì in quella posizione. E Anselmi ha detto, Anselmi ha caricato la dose quei fiori da supermercato. Però dobbiamo ringraziare Anselmi, che si è fatto promotore dopo, perché ha capito il casino che andavano incontro, lui e Camburlotto. E la bellezza della nostra città e dei gesti dei triestini, di che colore, di che partito siano, secondo me trascendono di gran lunga questi atti di mediocrità e di sopruso nei confronti dei cittadini, che secondo me hanno inteso fare solo un gesto di bellezza per far risplendere quel parco. Che dice lei? Boh, io sono d'accordissimo su sta roba, quell'atteggiamento di Camburlotto è semplicemente maleducato, oltre che da incompetente proprio nel ruolo che ha. Io volevo però aggiungere un qualcosa di una riflessione, no? Perché noi adesso stiamo più o meno parlando tutti quanti dei problemi che esistono e sono innegabili. Però ho la sensazione che ci stiamo dimenticando che alla fine del 2011 l'Italia si trovava in una situazione in cui il default era lì a 2 mesi, non a previsioni chissà che lontane. Eravamo in una condizione in cui non si sarebbero potute pagare più pensioni, non si sarebbero pagate le tasse degli statali, che sarebbero probabilmente stati licenziati. Quindi, allora, noi abbiamo i dati della Merkel, di chi vuoi, però la situazione era quella lì. Quindi sono state fatte delle scelte a livello nazionale che sono criticabilissime e tante, per me, da come la vedo io, almeno per l'80% sbagliate. Però il discorso era, bisognava recuperare soldi dove c'erano, non c'era altra possibilità. Sui poveri. Adesso, purtroppo sui poveri perché sono tanti più dei ricchi e questa è la situazione. Ma insiste anche. Non è che insisto, cioè è evidente che sono stati colpiti i poveri. Ma no? E poi di sinistra, sei giusto che allora, la fai così. Attenzione Sloca, stai parlando non con noi di sinistra, stai parlando con uno di una lista civica che sinceramente... Cosolini, mi dici che non è di sinistra. Allora, Cosolini se ha il nostro supporto è perché è una persona decisamente pragmatica, che non è vincolata. Per non aver fatto niente in 5 anni, giusto? Allora, io sfido Locar e sfido tutte le opposizioni a creare da adesso in avanti un cartellone dove noi metteremo quello che abbiamo fatto in 5 anni e voi mettete quello che avete fatto nei 10 precedenti. Io non ho parlato, quindi non potevo dire niente. Allora, invece di parlare, la prossima volta scriviamo, mettiamoci in piazza e chiediamo alla gente, a voi, a chiunque. Ma la gente ci ha già detto che non avete fatto niente. Cominciamo a fare l'elenco. La gente scritto. Ci ha già detto che non avete fatto niente. Questa sarà la sfida che Trieste cambia, che quindi la nuova associazione. Accettiamo la sfida. Perfetto. Purtroppo resterà perfetto. Una pagina bianca. D'accordo. Allora, io non vado a scrivere le vostre, venite voi a scrivere quello che avete fatto. No, ma siete voi venite che avete voi, scritto. E voi chiedete il voto. Non ha capito che gli ultimi 5 anni noi non abbiamo amministrato. No, noi voi scrivete dei 10 precedenti. Ma ne bastano solo 2 dei 10 precedenti. 2 anni ne prendo, non 5. Vuole un esempio? Grande meraviglia. Su tutte le rive. Prova a vedere quante sono belle. Sì. Un bel progetto Ildi. Grande viabilità. Grande viabilità. Che era un progetto che era da finire 20 anni prima è incominciata quell'autostrada. Paolo Polidori aveva firmato. Lega Nord. Quando era ancora professore. Certo, è un'autostrada incominciata 20 anni prima. Bene, ci sono. Comunque voi siete zero convinto di niente. Noi scriviamolo. Al di là del piano del commercio, al di là del piano sociale, ci sono tre dati importantissimi che forse possono magari non essere direttamente percepiti, ma sono 3 cose importantissime. Uno è il piano regolatore. Il piano regolatore consente uno sviluppo, un recupero. Avete reso edificabili aree mai edificabili. Un recupero degli edifici. Pensate a chi si è venduto i terreni. Dai. Consente un enorme sviluppo anche del tutto il litorale barcolano, prima cosa. Seconda cosa, quello che dicevo prima, grazie anche al senatore Russo,
e all'opera del Filo Popolare Democratico, si è ridata tutta quell'immensa area che è il Porto Vecchio, che è il Porto Vecchio, che è la più grande area a fronte mare d'Europa, si è ridata ai triestini. Ricordate che a Trieste, quando arrivavano le persone, e non succederà più così se noi amministreremo per i prossimi 5 anni, perché quell'area sarà il centro e il cuore pulsante. Della nostra città. Non sei un problema, Ressani, quelli sono un problema, non governerai più. La gente si chiedeva: ma come mai questa zona bellissima è immobile, ferma, non è toccata? Perché c'erano i venti crociati che conosciamo Giulio Cambra e Marina Manassi. Terza cosa, per quanto sia un tema delicato, avete firmato, è un tema su cui ci siamo spesi e che rivendichiamo, nonostante sia un tema complesso, è il discorso dell'investimento del Cavaliere Alvedi sulla Ferriera. Ancora? Che da un lato a 31 dicembre la devi chiudere, ha consentito di mantenere i posti di lavoro di quelle famiglie, sì, di cui tanto parlate, e i negozi si chiusi, se avessimo attuato le vostre politiche e la gente col tumore a casa. Dall'altro lato con un percorso, un processo difficile, sta cercando di risanare dal punto di vista ambientale quella zona. Ma cosa? Ma non ti puoi prendere in giro la gente in questa maniera? Non stiamo prendendo in giro. Sta prendendo in giro la gente. Che non gliene puoi più. Nel 2006. Nel 2006 ha fatto la campagna elettorale dicendo: chiudiamo la ferriera. Ha governato per 5 anni. Ma che avete detto voi che la chiuderei? Ma che avete detto voi che la chiuderei? Noi stiamo portando. Al 31 dicembre dovevi chiudere. Che avevi giurato il consiglio comunale, la Seracchiani e i Cosolini. Sono esasperate dal punto di vista ambientale. Ma vengo a neve, dai. Quello che bisogna fare però è cercare di dare una proposta seria sul tema. È difficile, non è demagogico. Perché non ti abiti là? Perché non ti abiti là? Alle persone che mi guardano. Perché non ti abiti là? Ma è una cosa che è stata fatta seriamente. Quindi sono 3 interventi strutturali al di là di tutte le cose più. Allora, posso chiedo scusa. Flash, le chiedo perché devo chiudere. Solo su uno dei 3 punti, perché ne potrei dire di tanti anche sugli altri. Piano del commercio? Cosa non comincia? 3 piani del commercio in 3 anni, lei mi dica. Ressani, ma come sta? Quante nuove attività commerciali abbiamo aperto a Trieste? 3 piani di commercio in 3 anni ha approvato la giunta Cosolini. Le dico che la situazione è in evoluzione. La situazione evoluzione. Bene. Purtroppo, basta. Bertoli, le cose purtroppo. Comunque, dovrebbe lei ben sapere, purtroppo non si fanno con la bacchetta magica. 4 regolamenti di divorzio in 3 anni. E lo sa bene. Quando vuole sapere quante attività hanno chiuso? E lo sa bene. Fermi, Carini, una proposta? Di solito anticipa sempre qualcosa, Ring. Allora sì, rispondo subito a un sms che mi chiedeva: ma i triestini sono anche quelli che dormono per la strada, che avevamo denunciato a favore di quello che diceva Margherita, e alcuni dicevano invece i triestini non sono razzisti. No, ma puntualizziamo chi sono i triestini. I triestini sono quelli di qualsiasi etnia che ci sono, che sono residenti a Trieste, che lavorano e che regolarmente a Trieste pagando le tasse a Trieste. Bravo. Stop. Poi dopodiché, adesso passo alla proposta e dico che oggi io ho chiuso la mia lista Startup Trieste con i 40 candidati massimi previsti, e sabato attiverò la raccolta delle firme per la presentazione delle liste, dalle 16 alle 19 nella mia nuova sede, nella nostra nuova sede elettorale di via Trento 9. Ma voglio dire questo: i giovani sono importantissimi solo se in contatto con gli anziani, perché gli anziani possono dare tantissimo, soprattutto quelli dimenticati, ai giovani. Quindi, e a questo proposito la proposta è esattamente il candidato, penso che sarà il candidato più anziano presente nelle queste elezioni comunali del 2016, ed è, lo presentiamo noi, a 85 anni, è una signora, Angela Stegel, 85 anni, originaria di Postumia, che ha vissuto a Trieste, ha lavorato a Trieste tutta una vita, ed è mia madre. Come mai hai scelto di candidarla? Ho scelto di candidarla perché è una persona estremamente seria, una persona che ha lavorato qua tutta la vita, è una persona che vuole dare ancora tanto, ed è questo il simbolo di quello che vogliamo fare, mettere in contatto i candidati più giovani. Noi abbiamo il candidato di 21 anni con gli anziani. Sossici, 20 secondi, una proposta? Allora, una proposta, fra le altre, io credo che, differentemente da chi diverrà il sindaco di questa città, no, l'apparato pubblico, il comune di Trieste, in modo sia ridotto ai travi.
perché non è possibile che in tutti questi anni, col blocco delle assunzioni, col fatto, no, che si è aumentata l'età pensionabile, che le persone che vanno, tantissime persone che avevano competenza sono andate in pensione, siamo a un comune che viene visto dall'esterno e dalle partecipate, l'ho detto da battuta, che invece di essere le nostre partecipate siamo noi i partecipati di ACEGA SPS, ci vedono come un bancomat, come un bancomat. Infatti io credo che la cosa incredibile su quell'iniziativa di delibera consigliare che doveva determinare, no, se i 7 milioni di euro che noi spendiamo per l'illuminazione pubblica siano consoli o meno, il comune, siccome non aveva nessuno tecnicamente in grado di dire questo, l'ha dato a una che faceva una borsa, no, di studio. Quindi okay, difatti credo che sia uno dei problemi enormi far funzionare, no, un apparato del genere. Devo chiudere, così, devo chiudere. Grazie a voi tutti. Ricordo, domani mattina sveglia a partire dalle 7, in replica Ring alle 10:30 domani mattina al termine di sveglia. Grazie.